Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul tracciato di Austin per l'ultima Summer League di questa stagione 2024-2025. Dalla cabina di commento vi parla il buon Simone Fracchiolla in arte SDM. Questa sera in cabina di commento con me abbiamo il grandissimo Mattia Del Corso, Allianz Tiapris 97. Ciao Mattia, buonasera! Buonasera Simone, buonasera a tutti e benvenuto all'ultimo appuntamento della Summer League qui ad Austin. E dunque sì, ultimo appuntamento di questo round, che ovviamente diciamo sono state già svolte le gare di questa Summer, ma purtroppo diciamo non siamo mai riusciti ad andare in live per anche mancanza di personale, anche mancanza di piloti in alcune gare, quindi diciamo che abbiamo visto subito in azione i piloti nella penultima gara, ovvero in Messico, che abbiamo visto un numero incredibile di piloti. Anche questa sera vediamo un gran numero di piloti, con aggiunta anche nuovi piloti dei nostri campionati. Vediamo Pasco 125, poi VPR Giuliano, che dovrebbero essere i nuovi piloti, e c'è anche Luca Dream 10, quindi sono loro i nuovi nomi, i nuovi piloti dei nostri campionati FIT, che speriamo di vederli in azione anche per quanto riguarda la nuova stagione che avverrà a breve. Intanto siamo qui con le qualifiche, con i piloti che ovviamente sono già lanciati in pista. Stiamo vedendo in questo momento Ricky Bizzo, che in questo momento sta per segnare il primo tempo, probabilmente sì, infatti 1:34:316. Ricordo anche che sono qualifiche complete, quindi avremo Q1, Q2, Q3, caro Mattia, con i piloti che sicuramente si daranno battaglia per cercare di qualificarsi. Sì, la pista permette con la gomma rossa di fare due giri, quindi carico 10 kg, 8 e bastano per fare due giri sulla stessa gomma. Si migliora poco al secondo giro, ma sempre utile per andare in Q2 e successivamente in Q3, risparmiare più gomme possibili per l'ultima sessione, che sarà fondamentale per stabilire la pole. Poi invece, Simone, come hai detto, abbiamo anche delle new entry, e questo ovviamente è l'ultimo evento prima delle pre-season, che si affacciano a un gioco che in questo momento, Simone, possiamo, intanto che i piloti iniziano a far segnare il primo giro, direi un po' discusso, un po' tanto, ecco. Sì, è stato un po' discusso questo nuovo capitolo, non solo la nostra community ma anche in generale, quindi diciamo non è stato un gran lancio questo gioco, che comunque con l'andare del tempo il gioco è andato a migliorare, però diciamo non ha attirato tante persone, ecco, non ha convinto al 100% gran parte della community. Comunque vediamo molti piloti questa sera che stanno correndo, quindi magari anche per cercare di prendere un po' le prime armi, cercare di riprendere un po' in mano il volante o il pad, dipende ovviamente da chi o che cosa stai utilizzando. E vedremo poi ovviamente le pre-season come saranno, quanti iscritti ci saranno, quindi ci sono tante domande, tanti dubbi, e ovviamente andremo sicuramente a vedere nei prossimi giorni cosa ci aspetterà per questa nuova stagione su F1 24. Intanto 11 minuti al termine di questo Q1, quindi diciamo c'è ancora tanto tempo. Il primo in questo momento è Drago Lievitato, che ha segnato 1:31:723. I tempi ovviamente sono ancora molto alti, perché oltre che sono appena lanciati i piloti, la pista è ancora da gommare, quindi vedremo sicuramente i tempi best nel Q3, quindi nell'ultima sezione di qualifiche, con in questo momento soltanto i primi 7 hanno segnato un tempo, mentre invece gli altri sono ancora fermi, con i box Flaminio ancora, Di Legge, Vampi, Remis, Shumi Legend, che sono ancora fermi, mentre poi ci sono ancora Luca Bigno, che è tra PC, che sta girando col PC, e Topping Caster, che sono nel giro di lancio. Quindi vedremo un attimo se il campione della Sport League 2020-2021 e il vice campione della Sport 2021-2022 si faranno sentire. Sì, poi Simone, in questo momento i tempi dovrebbero arrivare in Q3, il tempo ideale dovrebbe essere su un 30 alto, un 37. In questo momento comunque Drago ha fatto un ottimo tempo, migliorabile assolutamente, ma importante in questo momento è mettere il tempo e farlo bene. Poi ovviamente nota tra virgolette per noi della community del FIT, Drago per questioni personali e sarà l'ultimo evento con noi, che
gli possiamo dire gli auguriamo tutto il meglio possibile, gli auguriamo buona fortuna per quello che verrà, gli auguriamo soprattutto anche il meglio e speriamo che quando è possibile si faccia vedere perché è stato lontano, era tornato, ha fatto una stagione purtroppo condizionata, ma comunque la sua presenza è stata una cosa molto buona e ha portato anche a vedere delle gare l'anno scorso molto interessanti e belle da parte sua, quindi gli auguriamo solo il meglio e speriamo di rivederlo presto qua su Formula Italian Team. Eh sì, è un peccato non poterlo vedere, come hai detto tu, gli auguriamo un grande in bocca al lupo. Dovremmo anche non riuscire a vedere quest'anno sia Di Legge che Giovi, che diciamo Di Legge per motivi di trasferimento, non lo so, cioè nel Ma trasloco. alcuni non è ancora certo, altri no, però chi abbiamo in questo momento la certezza è Drago, che giustamente con appunto una nuova avventura che Eh sì, avrà da sì. affrontare ci fa purtroppo lasciare, quindi gli auguriamo solo il meglio, anche se in questo momento poi ti segnalo anche che Luca Bigno ha dovuto mollare il colpo perché ha subito un taglio all'uscita dello Snake, quindi o rientra in box che sta Sì, facendo, rientra. monterà o una nuova gomma o la stessa gomma, carburante scarico e cerca di segnare il giro. Intanto comunque pian piano Simone, chi non ha segnato un giro, si sta lanciando, quindi passiamo un po' in pista adesso. Eh sì, passiamo adesso un po' in pista, abbiamo un po' detto, poi ovviamente riprenderemo dei discorsi magari durante la gara, qualcosina verrà fuori, ma intanto vediamo ovviamente i piloti che si sono alcuni appena lanciati, vediamo ovviamente chi sta per chiudere il giro, penso Giovi, che va a chiudere sul traguardo, 1.38.9, penso si stia rilanciando il pilota Alpine, infatti sì, si lancia adesso con alcune vetture, attenzione perché è molto pericoloso qui, perché poi la curva anche alla cieca, infatti è arrivato a bloccare il posteriore e si stava per girare. Purtroppo penso abbia abortito subito il giro, quindi ovviamente aspetta ovviamente il prossimo tentativo. Anche Vampir ha dovuto abortire perché ha preso taglio, quindi si dovrà rilanciare con un set comunque abbastanza buono. Intanto Shumi Legend sta arrivando proprio nella zona dove Leclerc ci ha fatto vedere un gran bel sorpasso su Perez, si è appena messo sul rettilineo, apre l'ala mobile e si lancia per l'inizio del podio di terzo settore. Intanto dalla chat salutiamo Lopensky, anche il buon Matteo Pittaccio che ci saluta, buonasera a voi che ci state seguendo, mentre vediamo un attimo se ci sono dei piloti che si erano lanciati. Matteo Fuchs nel settore centrale, Shumi Legend. Matteo Lacerenzo, sì, andiamo a vedere, eccolo qua il campione della Sport 2022, 2021-2022, arriva adesso al terzo settore. Curva veloce, occhio a non tagliare, che qua è molto facile tagliare. Arriva il pilota McLaren. Vediamo come va a stampare il tempo sul giro 1.31.930. Si mette in seconda posizione a soli 100, penso quasi 2 decimi da Drago Livitato. Vediamo un attimo se riusciamo a vedere. Vampir si è 2 decimi. rilanciato e si sta accingendo a completare lo Snake. A vedere Vampir allora. Si trova un po' di traffico qui allo Snake, abbastanza un po' difficile. Affronta adesso le curve in salita, poi si lancia giù per arrivare al tornantino per poi lanciarsi in lungo rettilineo dove sicuramente vedremo molti sorpassi, molte azioni. Arriva adesso. Vediamo come va a chiudere il secondo settore, se si andrà a migliorare oppure no. In questo momento il pilota Red Bull non ha ancora segnato un tempo cronometrato, così come Di Legge, Luca Bini ed Emis, che sono gli unici quattro piloti a non aver assegnato un tempo. Arriva adesso in staccata qui Vampir. Tiene la macchina molto bene, vediamo. Buono, un decimo da Drago. Un decimo da Drago, quindi attenzione, potrebbe essere in linea per la seconda posizione. Vampir arriva adesso al terzo settore, lo affronta molto velocemente qua, una curva tutta in piega verso destra veloce, poi questa curva alla cieca che qua forse ha perso leggermente qualcosa perché non è riuscito ad attaccarla come si dovrebbe,
trazione 30, 31, 32, 215. Si mette in seconda posizione davanti a Sergente di soli pochi millesimi. Quindi ottimo tempo da parte del pilota Red Bull, che tutto sommato fa capire che comunque la velocità non gli manca. Sì, anche se di recente c'è stata, guarda, oggi c'è stata la patch che ha introdotto l'FP2 e altre variabili, no scusa, ieri, scusatemi, e alcuni hanno segnalato che forse le prestazioni non sono più come prima, sono un qualcosina più lento. Avendo provato anche con gli altri ragazzi, Simone, non ho constatato questo, i tempi dovrebbero essere più o meno uguali. L'unica cosa, un po' più leggera la macchina, un pochino un po' però più di grip, però la cosa un po' più fastidiosa è che si blocca un pochino di più in frenata, quindi cosa che in una pista del genere, con tante curve anche cieche, non sarà facile gestire, quindi vediamo un po' come si comporteranno i piloti. Sarà interessante poi vedere anche il comportamento delle vetture in gara, soprattutto perché anche questa è anche una 50%, quindi vedremo. Intanto Luca Bigno, grande tempo, si mette in terza posizione con, penso, gomma usata, anzi gomma nuova, 32.0. Non so se ha rimesso la stessa gomma, ha fatto questo tempo, oppure ha messo una gomma nuova, ha messo 32.0 in tasca. Se ci affidiamo al monitor, che non è mai affidabile, Simone, dovrebbe essere gomma usata, però non penso si sia preso un rischio in questo senso, e vediamo, però mal che vada avrà una sola gomma se si riuscirà a fare per il Q3 per fare un unico giro con gomma nuova. Vedremo intanto come risponde. Intanto si sono qualificati, importante è quello, mancano 3 minuti, attenzione perché mancano 3 minuti alla fine. E chi è a rischio sono ovviamente Giovi e Emis, che Emis ancora non è riuscito a fare un tempo. Non so se il pilota Red Bull è entrato in pista. Sì, eccolo qua, lo stiamo vedendo in questo momento. Giovi, tra l'altro, ha fatto 5 giri con la gomma soft, quindi diciamo che tendenzialmente ha fatto dei giri di riscaldamento, forse con tanti chili di benzina, perché ovviamente 5 chili non li fai tutti questi giri. Vediamo Emis adesso se riuscirà ad andarsi a migliorare. Ulla, leggero bloccaggio posteriore. Dietro sta arrivando anche una Aston Martin, dovrebbe essere quella di o di Topping Caster di Giuliano, perché stanno arrivando nello stesso punto. Giuliano che dovrebbe essere anche lui nel giro, e ha avuto un po' di scia di Emis. Adesso vediamo se come va a chiudere il giro. Lo fa abbastanza delicato questo punto. Emis, rischio enorme, arriva sull'ultimo tratto. 32, 33, 34, 34 e 712, si piazza in 12ª posizione e si qualifica per il momento per un Q2 che potrebbe essere molto interessante. Sì, Luni si sta migliorando, ma è comunque già salvo in questo momento. Gli scusi sono Tex e Giovi. Tex non esce più dai box, quindi penso che abbiamo già la classifica dei primi 15. Luni si salva per 2 decimi e Giuliano per abbondante quasi 8 decimi. Luni addirittura ha fatto 34, ma gli è stato annullato per un secondo, quindi avrebbe messo la sua vettura praticamente in decima posizione, sulla decima undicesima posizione, mentre vedete c'è Giovi che è a rischio. E mi sa tanto che a pelo sta anche tranciando lo Snake il più velocemente possibile per cercare di arrivare a lanciarsi. Guardate come affronta la curva il pilota Alpine, veramente come se stesse già facendo un giro di qualifica, ma non deve troppo stressare le gomme, altrimenti arriva con le gomme scoppiate. Sì, quest'anno rispetto all'anno scorso la gomma basta semplicemente fare un giro normale, cercando di salvaguardare l'usura, la temperatura arriva. Non è purtroppo come l'anno scorso, le temperature sono un fattore molto diverso su questo gioco quest'anno. Infatti sarà molto interessante in alcune situazioni di ripartenza, anche situazioni di giro di preparazione, sarà veramente importante non commettere errori e scaldare la gomma il giusto, perché questa pista in caso stressa molto sul posteriore, e infatti poi vedremo dal decimo giro in poi ipoteticamente chi parte con la media iniziare a subire un po' di sovrasterzo.
Attenzione, vediamo Giovi se ce la fa. C'è ancora bandiera gialla, non riusciamo a vedere il timer, però a quanto pare penso che il pilota Pin ce l'abbia fatta. Si lancia. Sì. Ed è riuscito a prenderlo in tempo perché mancavano 5 secondi, quindi si lancia. Però non sta utilizzando batteria ibrida in primo momento sul dritto. Arriva adesso in curva 1, l'affronta in maniera abbastanza precisa. Poi si lancia giù per il primo settore dove c'è questo Snake velocissimo. Sinistra, destra, velocissime. E occhio a non tagliare perché qua il taglio è dietro l'angolo, dietro la curva, possiamo dirlo anche così. Urca miseria, che controllo qui. Lo sta passando il tempo, però attenzione, un secondo e due più veloce rispetto al suo tempo. Vediamo un attimo adesso come andrà a chiudere il tempo Giovi. Vedo anche se magari ha tagliato, no, perché nella minimappa lo vedo ancora pulito. Vedo una leggera sbandatura qui all'uscita di questo tornantino. Si lancia adesso su questo lungo rettilineo. DRS spalanca tutti i cavalli che ha questa Alpine. Batteria che non ne sta usando, Si è accorto solo adesso, forse non ha il gioco da tanto e quest'anno nel giro di qualifica, come chi ha preso gioco all'inizio, quest'anno anche la qualifica è un po' diversa perché hai la mappatura media hot lap più la disponibilità di usare il sorpasso per un tot di tempo a seconda del carico della batteria. Ovviamente se usato male finisci la batteria troppo presto e quindi non concludi perfettamente un giro con la potenza dell'ibrido. D'altro canto, se usato bene, aiuta tanto ovviamente a massimizzare il giro di qualifica. Mamma mia, che pelo alla linea bianca qui Giove. Arriva sul traguardo 31-32, ce la può fare, 33-34, si mette undicesimo e quindi eliminato Luni che rientra in box. Anzi no, prende la tredicesima posizione Luni, ce l'ha fatta. Si era rilanciato. Si era rilanciato Christian Marco, quindi si è messo in tredicesima posizione, si salva e si mette in Q2 assieme a Giovi. Quindi chi rimane fuori sono Giuliano e Tex, che purtroppo non parteciperanno alla prossima sessione di qualifica. Sì Simone, purtroppo per noi non siamo abituati con i nostri campionati a tra virgolette transitare da Q1, Q2, Q3. Quindi è una novità, diciamo che purtroppo per questioni di tempistiche non riusciamo a inserire questo fattore che comunque è bello, soprattutto per quello che è quest'anno il gioco, la qualifica, varie sessioni Q1, Q2, Q3, però purtroppo per, ripeto, questioni di tempistiche non ce la facciamo. Però devo dire, anche come viene gestito negli anni questo aspetto, il fatto del grip, del miglioramento pista, anche quando ci sono sessioni magari partono asciutte e poi bagnate o viceversa, devo dire, questa soluzione purtroppo per questioni di tempo non ce la facciamo inserire nei campionati, però sarebbe bello perché comunque apre a tanti scenari anche sull'aspetto della gestione della strategia. Assolutamente, noi speriamo ovviamente che noi riusciamo anche ad avere aiuti anche per quanto riguarda le dirette, però comunque per il momento questa sera riusciamo ad esserci e speriamo in futuro di riuscire ancora a farvi divertire sia in pista che ovviamente anche dietro le quinte. Comunque in questo momento con la strana coppia, dai, siamo una strana coppia Simone, su, non esatto, che ci giriamo. Siamo una strana coppia di telecronisti, esatto. Noi due ovviamente, poi non so, gli altri saranno più puliti e precisi di noi siamo un po' diversi. Vabbè, la bravura di Luca Flaminio non si batte, mi spiace Simone, ti devi rassegnare, la tua bravura non si batte. Lo so. Come anche, se no poi ci linciano male, anche la presenza del direttore Gala Marche. No, andiamo. La loro presenza alle nostre spalle è come un mantello caldo con le spine. Ovviamente non si scherza su questa cosa. Comunque, inizia adesso il Q2. Torniamo un attimo in pista. Ovviamente, dopo un po' di battute e scherzi, cerchiamo di tornare in pista e vedere ovviamente i nostri piloti come si svolgeranno queste Q2. E tra l'altro, vedere ovviamente la gente anche nuova come Luca Dream, Pasco e Giuliano non ce l'ha fatta, ma comunque i nuovi piloti hanno comunque dimostrato che è vero che è una summer, ma di avere ottime potenzialità in fase di qualifica. E poi vedremo ovviamente se riusciranno a entrare nel Q3, che è una cosa ancora più importante, e se dovessero riuscirci vedere anche quali sono i loro tempi e poi vedere anche il ritmo di gara.
Sì, diciamo che comunque con le nostre categorie cerchiamo sempre di equilibrare i livelli il più possibile per dare la possibilità a tutti di vivere la migliore esperienza possibile. Quest'anno purtroppo, come sappiamo, il gioco non è a favore di tutti, non piace per tanti aspetti che cercano di migliorare, ma che purtroppo sono nati, Simone, con un malus intorno a loro fin dal day one. E quindi comunque pian piano stanno provando ad aggiustare le cose, ma rimane comunque un qualcosa che a livello di community quest'anno ha veramente creato poco interesse. Si parla anche, facendo giusto temi di attualità prima che ci lasciano i nostri piloti, che in questo momento c'è anche in discussione la licenza per AI Codemaster che rischia di scadere e quindi potrebbe essere il 2026, se non sbaglio, l'ultimo anno che venga prodotto un gioco di Formula 1 con le licenze ufficiali. Poi bisognerà vedere se l'AIA ha un diritto, l'AIA Codemaster hanno il diritto di rinnovare, se decideranno di opzionare o se questo gioco, come tanti speriamo, venga presa in mano da più competenza, diciamola così, anche in questo chi tra virgolette ci mangia di questo mondo, perché comunque ricordiamo è sempre un arcade, Simone, però cercare uno sviluppo che non dico lo renda simulativo, ma che effettivamente faccia un gioco che possa piacere a tutti e che venga gestito nell'arco del tempo molto bene, penso possa solo motivare e incentivare le persone anche a iscriversi ai campionati, a vivere queste esperienze e anche a migliorare la community stessa. Eh sì, vedremo anche perché ovviamente diciamo che sono tanti i piloti che ovviamente non hanno voluto, non solo dalla nostra community ma anche in generale, non hanno voluto mettere mano su questo capitolo che purtroppo è iniziato, come dici tu, in maniera un po' sbagliata, però Molto sbagliata il day one, lo sanno sì, tutti cos'è successo, lo anche sappiamo. se hanno segnalato giustamente fin da subito che erano consapevoli del grande errore, però quando paghi anche questo tipo di gioco un certo costo, comunque non ti aspetti questo tipo di errori. Ecco, intanto comunque arrivano i primi tempi, Simone, Drago 31.3.99, già iniziano a essere tempi un po' più interessanti. Luca Bigno a meno di 3 decimi, 31,6 e 23, con delle piccole sbavature in un board con lui, forse questa potrebbe essere la gomma usata del primo tentativo annullato. Sì, anche Shumi Legend in questo momento ha tagliato il traguardo di soli 40 millesimi di ritardo rispetto a Luca Bigno, mentre Drago diciamo, ha dato più di quasi 3 decimi rispetto ai due che lo seguono. E vediamo ovviamente se ci sono dei miglioramenti, non so se ci stanno dei piloti che si stanno migliorando perché ovviamente non abbiamo il monitor dei tempi in Vampir mano. adesso sul traguardo. Andiamo a vedere, Vampir arriva sul traguardo, si mette in terza posizione, in mezzo tra Luca Bigno e Shumi Legend. Non so se poi ci sono altri, penso ci sia Di legge si Tartaruga. mette Di in legge. quinta. Di legge si mette in quinta, andiamo a vedere invece Tartaruga se riusciamo a beccarlo, che era in giro, poi ovviamente arriva adesso sul traguardo, Tartaruga 88, si mette in decima posizione, quindi al limite, vediamo Flaminio. Che in questo momento è dodicesimo. Poi ci sono Giovi ed Emis. Che Emis è in giro lanciato in questo momento. Quindi è l'unico. Drago è entrato adesso ai box. Mentre invece tutti gli altri hanno finito il proprio giro. Arriva adesso. Penso Flamin. Perché Giovi credo sia dietro. Ho visto una vettura azzurra dietro di Flaminio. Quindi penso che sia lui. Sì, Giovi, che in questo momento è poco più distante rispetto a Luca, che in questo momento è a pochi millesimi da Sì, è vero. Drago nel primo settore, qualcosa in più nel secondo settore, però comunque il primo settore, la più veloce è stata quella di Luca Bigno in 24.8 contro il 24.9 di Drago e in questo momento il 25.0 di Luca Flaminio, che si accinge adesso a completare il giro sul traguardo, tempo da battere 31.399. E si ferma su 32.898, non ha una posizione per il pilota cash up. Si ferma in nona posizione Luca Flaminio, diciamo un secondo e quattro, non sono diciamo, i suoi tempi migliori, ovviamente è stato anche lui abbastanza fermo su questo videogioco e quindi diciamo prendere un po' la mano all'ultimo
all'ultimo istante non è una cosa buona, però sappiamo comunque che Luca è un pilota che si adatta molto spesso, molto velocemente, però ovviamente con un paio di ore di allenamento in più sicuramente vedremo il Luca Flaminio che Un vediamo po' più molto spesso. competitivo, dai. Esatto, sì, un po' competitivo. Teoricamente, Mentre sì. Simone, tempo ideale di qualifica per il Q3 dovrebbero scendere sotto il 30, 32 e mezzo, penso sia il tempo per entrare in Q3 in questo momento. Penso Drago, Luca, Diego, Teo possano anche decidere di rimanere ai box. Gli altri possono magari permettersi un altro giro, magari anche con gomma usata per prendere giusto un po' più di confidenza. Lo fa Luigi che aveva imbarcato più benzina, quindi si è rilanciato. Non penso si sia migliorato troppo nel primo settore, infatti si peggiora 25,2 contro il suo 25,151. Vediamo come farà il pilota McLaren nel secondo settore. Che di legge, diciamo, l'anno prossimo forse non ci sarà nemmeno lui, però ovviamente noi speriamo di no. Arriva lungo, attenzione, Annullato. forse sì, è arrivato lungo, quindi gomma sicuramente è finita per lui. Sì, diciamo che questa pista è un po' particolare perché ci sono alcuni punti dove puoi veramente fare come hanno fatto in IndyCar, che veramente vanno dove vogliono tra poco, ma non solo lì, anche in altre categorie. Invece in altri in cui è molto più severo, anche magari nonostante una sbavatura, un errore o comunque una chiara perdita da parte del pilota. Quindi vedremo anche su questo aspetto durante l'arco della gara quanto potranno essere sanzionati i piloti, ricordando bene che questo tipo di pista ha tanti veramente punti ciechi, sta all'istinto del pilota a frenare e trovare i giusti punti di corda e spuntare al massimo per fare il migliore giro. Intanto c'è Luca che si sta cercando di migliorare, ma non penso lo stia riuscendo a fare nel primo settore. Luca Flaminio? Sì, infatti si peggiora Perché? di 3 decimi rispetto al suo tempo migliore nel primo settore. Perché qua ci sono tre Luca, Luca Flaminio, Luca Dream e Luca Bigno, quindi diciamo che si stanno un po' moltiplicando i nomi di Luca, quindi Diciamo che è abbastanza attenzione. popolare. Allora facciamo Esatto, che da ora in sì. poi li definiamo Bigno, Flaminio e Luca Dream, gli lasciamo Luca. Dai, nuovo arrivato, gli lasciamo Giusto, del giustissimo, nome di giustissimo. Luca. Giustissimo. Vabbè, comunque vediamo un po' come va a chiudere il tempo Luca Flaminio, se andrà a migliorarsi oppure no. Penso di no, perché No, ovviamente. per ora no. Penso rientrerà ai box. Non mi sembra neanche che stia spingendo più di un tot. Ma invece finisce comunque il giro per prendere magari ancora le misure. Vediamo Luca che arriva Flaminio, arriva sul traguardo 32,5, si migliora di soli 3 millesimi, però comunque ottava posizione, che tutto Migliora sommato molto. non male, sì. Però attenzione perché io nella classifica vedo Luca Dream che con la gomma gialla non è che per caso ha fatto quel tempo lì, ma non credo con la gomma gialla. È No, in questo momento vedevo con la anche gomma dalla gialla in gra... questo momento. vedevo anche prima dalla grafica che lo dava con la gialla, ma in realtà era in pista con la rossa, quindi penso anche lì sia solo una questione di presenza in Mamma. pista, quando taglierà il traguardo metterà la gomma. Diciamo che la gomma rossa qua, per quello che si sta vedendo adesso, si potevano fare 2 giri, ma non un miglioramento come ci si aspettava. In realtà hanno più peggiorato che migliorato in alcuni momenti. La gomma gialla sì, non è troppo più lenta, però per fare il tempo da qualifica non penso gli basterà. È comunque qualificato, il tempo è abbastanza netto per entrare in Q3, però proverà a migliorarsi. Vediamo come se la caverà con questa gomma gialla. Luca Dream che in questo momento adesso si lancerà con la Haas. Arriva e vediamo se andrà a migliorarsi oppure non lo so, vediamo. Magari ha voluto tentare qualcosa, vuole magari risparmiare la gomma rossa e quindi vuole provare a fare un tentativo con la gialla. Essendo come hai detto te prima, non siamo abituati con le qualifiche complete, quindi diciamo i piloti magari non sanno come comportarsi con la gomma, soprattutto anche i nuovi arrivati, tendenzialmente, quindi Va bene, il vediamo. primo settore si migliora, 25,2, non male, comunque distante 3 decimi dalla miglior prestazione di Luca Bigno in 24,8.
Vediamo se magari il settore centrale riesce a scavare un qualcosa in più che gli potrebbe consentire di stare più tranquillo. Andiamo un attimo in onboard con lui, vediamo ovviamente anche la sua guida, come si comporta il pilota di questa sera con che veste i colori dell'AS. Sta sparando tutto l'ERS, lo vediamo anche dall'omvolante, e che dovrebbe essere anche al di sotto del 20% la batteria adesso sul dritto. Attenzione in frenata qui. Addirittura in quarta marcia, addirittura esce tipo F1-22, La F1-21 e l'ha perde. persa. E l'ha persa Luca Dream, peccato. Ha voluto Peccato. troppo. Eh sì, peccato. Peccato Ma veramente, però. poteva anche tranquillamente controllare meglio la situazione, perché comunque ampiamente qualificato, togliere 2 o 3 decimi, mettersi comunque safe e prepararsi al meglio per il Q3. Però per il momento, in questo momento è qualificato. Vediamo ovviamente se rientra e monterà subito. Ma non credo che abbia tempo, però. Attenzione. E invece Intanto continua. ci sono. Continua Luca Dream. Continua, quindi Sì, penso ricarica farà un l'ERS. giro di Sì. cooldown, Sì. penso. Dicevi? In questo momento si stanno lanciando i piloti fuori dalla top 10 per cercare di entrarci. Luni è in questo momento nel suo giro di lancio, è qualificato, ma dietro Tartaruga si sta accingendo a No, concludere il ferma. giro, ma ha tagliato all'ultima penultima, dato troppo Sì. largo e la sua qualifica termina qui. Peccato. Peccato per Tartaruga, va comunque a un'undicesima posizione che comunque non li guasta. Ecco, l'ha appena detto, Pascoli ruba la posizione e si mette lui in undicesima posizione. Vediamo se almeno ci saranno magari Ricky Bizzo, Giovi e Demis che magari mi ascolteranno e mi hanno detto adesso prendo io la undicesima posizione oppure vado ancora più avanti. Peccato per Tartaruga, ripeto, perché poteva essere, diciamo, un buon pilota che vederlo in Q3 sarebbe stato molto interessante. Però già partire quasi tra i primi 10 non è affatto male. Intanto stiamo inquadrando in questo momento l'Alpine di Giovi che affronta adesso il primo settore. Adesso si è lanciato per il secondo settore. Non so se davanti a lui ci stanno magari Ricky Bizzo ed Emis. Si migliora il pilota dell'Alpine, ma non è sufficiente, ancora è a mezzo secondo, anzi quasi 7 decimi dalla miglior prestazione di Luca Bigno nel primo settore, e E l'ha no! persa, Mamma mia che e l'ha persa. controlla che ha fatto però. Attenzione, perché comunque lo sta abbassando. Non so se magari c'ha il bilanciamento frenante troppo basso. Perché perdere la macchina così, ragazzi, significa veramente avere un 50-51%. Invece qui bisognerebbe, nelle curve forti, bisognerebbe averlo un po' più alto. Vediamo adesso se magari si migliora. Se magari si va a prendere la top 10. Ma come sta affrontando È adesso le molto ultime lontano, curve, molto ragazzi. lontano. Vediamo. 28. Sì, troppo lontano. E scoda tanto Giovi e non ce la fa. Si mette undicesimo comunque. Quindi Luni in questo momento è a rischio. È a rischio. Vediamo se si andrà a migliorare. No, si ferma. Vediamo se dietro c'è l'unico Emis che potrebbe togliere la posizione a Luni e mettersi in seconda, cioè in decima posizione Sbaglia. lungo. Sbaglia? Vediamo Sì, se l'ha è annullato. annullato. E allora sì, attenzione, Christian Marcon ce la fa, si guadagna la decima posizione. E quindi Emis, Ricky Bizzo, Tartaruga, Pasco e Giovi sono fuori dalla top 10. Quindi non riescono ad entrare in Q3. Sarà un Q3 Attenzione, adesso molto Pasco ci stava interessante. ancora provando. Pasco ci stava ancora provando, ma ha Eh sbagliato. no, no, no. Peccato per Pasco, quindi peccato proprio. E si salva anche Luca Dream che è in nona posizione, l'abbiamo visto anche un po' in fatica con quella gomma gialla. Non vorrei che magari avesse detto voglio risparmiare la gomma rossa e quindi ha voluto mettere la gomma gialla magari non sapendo come comportarsi con le qualifiche complete. O anche solo per prendere un po' di confidenza con la pista, ci può stare, Simone. In questo momento abbiamo la top 10 che è Drago 31,3 con Luca Bigno, Shumi Legend, Vampir, Dilegge, Sergente, Topping, Luca Flaminio, Luca Dream e Luni. Fuori dalla top 10 abbiamo Giovi, Pasco, Tartaruga, Ricky Bizzo e Emis. Eh sì. Eh sì, sarà un bel Q3 interessante. In questo momento comunque abbiamo visto solo ed esclusivamente Drago Lievitato nella prima posizione.
a prendere sempre la pole position, sia Q1 Q2. Vediamo se la prenderà anche nel Q3 e forse magari darà anche, diciamo, una firma, diciamo un ultimo saluto. Esatto, un ultimo saluto per dire io sono sempre veloce e anche se andrò via sarò sempre veloce. Vediamo ovviamente come sarà ovviamente il Q3, che in questo momento aspettiamo, con i piloti che in questo momento si fermano nei box. E c'è anche una cosa che voglio dirti a te, visto che ovviamente penso che ci hai passato un po' di tempo in più su questa pista. Qual è secondo te la gomma che potrebbe andare forte, soprattutto che è una 50? Allora, innanzitutto ricordiamo che appunto è una distanza del 50, quindi una distanza nettamente minore rispetto a quella che ad esempio io e te paratichiamo, perché noi siamo più piloti dalla 100. La strategia di gara dovrebbe essere su hard media, perché la media tende a cedere un pochino, un po' troppo presto sul posteriore, e in una pista del genere dove comunque tanti cambi di direzione, staccate forti e trazioni importanti, sarà più opzionabile la strategia hard media. Poi in questo momento comunque i tempi di qualifica si stanno abbassando in maniera importante, potremmo arrivare ad avere 39-38. Invece, vi ripeto, la strategia dovrebbe essere, Simone, su hard media, con sosta prevista tra il 17esimo e 19esimo giro, o chissà che magari qualcuno non decida di anticipare. Intanto vedo un po' di nuvoloso, Simone. Possibilità di pioggia? Sai che purtroppo non lo so, perché non avendo, diciamo, l'app che gira, come di solito siamo abituati ad avere sui nostri campionati, non possiamo sapere il meteo. Lo sanno soltanto i nostri piloti, che in questo momento sono ai box per affrontare quest'ultima qualifica. Vediamo chi uscirà per primo dai box e chi farà il primo tentativo. Vedo già i meccanici Ferrari e McLaren che escono, dovrebbero essere quelli di Legge e Luca Bigno. Esce anche una Aston Martin, che è quella di Topping Castle, l'unica da Aston Martin in questo Q3. Sta uscendo anche l'altra Ferrari. Che non possa arrivare la pioggia, Simone. Non vorrei questo. No, ma vorrei che. Oh, mamma mia, cosa ho appena visto fare ai box là con le, diciamo, un po' la CPU. L'asse che praticamente gli ha tagliato la strada alla Williams di Sergente. Mamma mia, che cosa. Sì, diciamo strana. Che qua non abbiamo l'unsafe release come nella realtà. C'è il ghosting, che alcune volte è amico, alcune volte è nemico. Ed essendo che io ne so qualcosa, visto la stagione scorsa, ti garantisco che è più nemico che amico. In questo momento però vedo che si stanno comunque velocizzando. Adesso mi metterò in onboard, perché non vorrei effettivamente che stesse per arrivare la pioggia. Purtroppo non abbiamo il live timing, quindi non possiamo sapere veramente. E chissà che magari anche la gara non ci riservi qualche sorpresa, che magari anche la gara non fosse bagnata. Anche quello, però comunque secondo me dovevano andare tutti con gomma rossa nella qualifica. Abbiamo visto più che altro Luca Dream con la gialla, quindi penso che sarà da asciutto la gara, non lo so, lo sapremo più avanti. In questo momento sono anche tutte se la gomma rossa dentro. È completamente da scartare, Simone, qua è proprio inutilizzare, due giri e sei come sulle uova, e non penso proprio sia anche valutata nella strategia di gara. Vediamo chi sarà il primo a lanciarsi in questo Q3. Dovrebbe essere la Sauber di Drago Limitato, che è prima davanti a tutti, anzi no, è la McLaren di Legge, che adesso si lancia in questo momento. Parte il giro di Luigi di Legge, sta arrivando anche la Ferrari, penso di Luca Bigno. Eccolo lì che si lancia pure lui dietro di lui. E poi arriveranno, mi sembra, Drago, Topping Castle e tutti gli altri che si sono messi a lanciare. O può anche darsi che magari sono scesi, perché sono 10 minuti soltanto di qualifica, la pista è abbastanza lunga. Quindi magari, chissà che magari vogliono fare un tentativo subito, però vedo un po' di sole. C'è un po' di nuvoloso, alcune tracce di luce, io non vorrei che effettivamente dovesse arrivare la pioggia, quindi stessero scendendo subito. Intanto ti do un attimo i tempi del primo settore. In questo momento il più veloce di tutti è ancora Luca Bigno con 24.814, Drago paga ancora due decimi nel primo settore. Diciamo che anche in Q2 è stata più una battaglia Drago-Luca Bigno, e sempre più veloce Luca nel primo settore, magari assetto un po' più scarico,
e Drago invece più competitivo negli altri. Vediamo un po' come sarà. Magari forse il pilota Ferrari è un po' più carico rispetto agli altri, quindi il secondo settore, cioè il primo settore se lo mangia. Però vediamo un attimo come vanno a finire il primo tentativo, il loro primo tentativo, mentre diciamo c'è un po' la bandiera gialla che continua ad andare a fare accendi, spegni, accendi, spegni, stava un po' impazzendo sopra. Arriva adesso Luigi Di Legge sul traguardo, scatta in 1.31.500, mentre invece arriva Luca Bigno, 1.31.534. Si è messo davanti, ma di pochi millesimi. Vediamo dietro se c'è qualcuno che si sta migliorando. Arriva Drago lievitato che bussa la porta e fa 1.31.432. Poi va a mettersi anche Topin Kestrel, 1.31.1, cioè 1.32.1. Luca Dream, 1.32.4. Luni, poi vediamo se arriva Sergente che si ferma. Flaminio mette la sua. Dammi una Che mano, Mattia. sciap, Che che sciap. È in sesta sciap. posizione. Attenzione Vampir, Vampir! 39. Addirittura 39 sotto al 31, da quasi mezzo secondo a Drago Limitato. Shumi Legend, anche lui sfiora il 30. 31-0-30, signori. Incredibile. Già Far West con Shumi Legend e Drago Limitato. Scusatemi, Vampir. Sì, Vampir inizia, ha fatto un bello scavino, quasi più di 4 decimi a Drago e a Luca Bigno, che in questo momento devono inseguire. Invece ha attaccato subito, distanza di 43 millesimi, 43 millesimi, gli si attacca subito Shumi Legend a Vampir. Eh sì, E di vediamo pochi adesso se millesimi. Luca Bigno avrà un'altra gomma. Adesso vediamo se Luca Bigno avrà un'altra gomma, perché lui in teoria si è riuscito a salvarla dal Q2. Ma non vorrei che ha fatto il tentativo con questa gomma nuova, perché attenzione, perché sai che no, però oddio, 6 decimi tra Vampir, non so dove li ha presi praticamente con gomma nuova, attenzione. Scusate, piccolo inconveniente tecnico, non so se mi è saltata la luce o meno. No, 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 non si è sentito niente, nel senso. Mi ha fatto uno swipe da PlayStation a cellulare. Ah, Non sì. vorrei No, no, che. no, non è saltato niente, non è saltato niente, non è saltato niente. Ah, quindi solo un piccolo errore di rete, va benissimo. Vabbè. E niente, Simone, se le. Comunque, in questo momento, dalla praticamente terza alla quinta posizione sono in meno di un decimo. Quindi, già la seconda, terza fila, bella lottata. E attenzione perché c'è anche Luca Dream, che in questo momento andiamo a vedere se riusciamo a vedere se il pilota Haas si andrà a migliorare. Non so i tempi, Mattia, se Luca Dream si sta migliorando sul suo. Vado a vedere subito, mi tocca fare a me Purtroppo da questa sera è così. timeline. Purtroppo questa sera è così. No, non si sta migliorando, anzi si sta peggiorando di tanto. Due decimi nel Aia. primo settore. Eh sì, Un 3 decimo decimi. settore, un decimo settore centrale perde, quindi penso possa rientrare ai box e prepararsi al prossimo giro. La prende in maniera abbastanza strana la chiocciola qui Luca Dream. Molto interno per poi allargarsi e cercare di uscire più forte. Però secondo me sta sbagliando la traiettoria. Secondo me, poi. Intanto sono già usciti Simone, quindi forse un piccolo rischio di pioggia c'è. Sono già usciti i Oddio. piloti. Sono già usciti. Sono Sì, usciti Drago Drago, limitato, sì, Luigi. ma. Vediamo Vampir, ok? Vediamo Shumi Legend se sta uscendo in questo momento. Non lo vedo il pilota McLaren che sta uscendo, è ancora in box. No, non ancora, non Quindi ancora, non secondo me ancora non è acceso da il pioggia. motore. Secondo me non è da pioggia perché conoscendolo sarebbe uscito subito, all'istante. Infatti esce adesso. Sarebbe uscito all'istante, immediatamente, conoscendolo. Quindi non credo che andrà a piovere. Intanto anche mi sembra Luca Bigno. Sì, Luca Bigno lo sta inseguendo. Due rivali della Sport 2021-2022, dove ovviamente andò il titolo piloti a Shumi Legend in quell'anno lì. E Luca Bigno arrivò secondo, purtroppo, ma comunque confermavano le loro grandi velocità. Infatti, poi l'anno successivo sono saliti tutti e due nella categoria regina. E speriamo di rivederli. Attenzione! Ho visto uno scatto d'acqua! Ho visto uno scatto d'acqua!
No, per ora no. Dagli onboard non sembra che stia Eh iniziando a no, no, piovere. no, però secondo me ho visto qualcosa, stranissimo l'ho visto, perché ho visto quello scattino d'acqua che ti dice che piove. Andiamo a vedere un attimo se nell'onboard di Shumi Legend vediamo delle gocce. Non vedo niente per il momento, però ho visto qualcosa. Non so se magari è un bug grafico oppure era praticamente quello che mi aspettavo, ovvero, cioè quello che magari poteva succedere, ovvero la pioggia. Allora, intanto si stanno andando a migliorare un po' tutti, ma la differenza sostanziale è stata fatta da Vampir nel settore centrale. Drago. T1 e T3 più o meno sono tutti in linea. Drago, intanto si migliora nel primo settore. Ma attenzione che forse è arrivato leggermente largo, scusatemi. Vabbè, la nostalgia ci sta venendo con Drago, dai, mettiamolo. Sì, lo so. È un vero piacere ritrovare Sdemmo al commento. Grazie al buon Lopeschi che ci manda questo messaggio. Anche nel La tua lapsus. visione era giusta perché Drago non si migliora, si peggiora di pochi millesimi. Quindi attenzione, sta piovendo. No, no, non sta piovendo, Simone. Non... Permettimelo dire, non so che cosa hai fumato stasera, ma è asciutta la No, situazione. no, no. Buonasera a lei, Lopensky, soprattutto al dinamico duo al commento. Quindi saluta anche al buon Tia Prince. Intanto arriva Drago di Vitato 31 e 2, si migliora, ma non abbastanza. Quindi qualifica secondo me è finita per il buon Drago Levitato. Vediamo adesso se dietro si stanno migliorando. Si sta migliorando Shumi Legend di 46 millesimi nel primo Fa settore. fucsia nel primo Vampir si è settore, girato! Shumi. Vampir si è girato! Alla chiocciola! Finita! Shumi può soffiare la pole, è più veloce nel primo settore di un decimo. Occhio a Luca Bigno anche. Dietro che sta arrivando la Ferrari di Luca Bigno. Adesso puoi dire che non hai fumato niente, Piove! adesso sta iniziando a piovere. Piove! E allora avevo praticamente ragione. È Eccolo lì! infatti di notte. La perde Shumi Legend! La perde Shumi Legend! Proprio nello stesso punto di Vampire. Quindi vediamo se c'è qualcuno che sta migliorando. Non credo, perché sta arrivando anche Luca Bigno, che si trova Shumi Legend nel punto più veloce. Ma si stava anche peggiorando di un decimo e tre. Luca Bigno arriva nella parte finale, il pilota Ferrari. Vediamo almeno se riuscirà magari a strappare qualche posizione. 29, 30, Attenzione. 31. Non ce la fa. Si migliora, ma non riesce a prendere nessuna posizione. Dietro stanno arrivando tutti, ma sta piovendo. Ormai la pista è già inguidabile. È già inguidabile. E noi ci siamo Un po' già. Eh fastidiosa, sì. diciamo. E anche il fumo Diciamo soprattutto, che eh. la tua visione, possiamo dire che hai avuto una visione, non stai a posto, Simone. Ok, siamo a posto, quindi possiamo dire che la vista non manca, possiamo dire questo. Vediamo Sì, adesso diciamo se. che la pista è stata anche interessante perché ha veramente con le prime gocce ha perso proprio subito Subito grip e grip, sì. questo ha salvato Vampir perché si stava peggiorando il pilota della Red Bull. E in quel momento Matteo Shumi Legend era tranquillamente più di un decimo veloce nel primo settore, stava anche migliorando il settore centrale, ma poi l'ha persa, stile Sì. Sebastian Vettel un po' più avanti, però l'ha persa e quindi si è giocato la possibilità di pole position. Eh sì, allora Vampir dovrebbe essere lui matematicamente campione. Cioè, scusatemi, campione. potrebbe essere lui in pole position per Sì, non questa ci si gara può più d'assalto. migliorare. Sì, infatti, beh, vedo soltanto Luca Bigno che sta continuando a girare e sta laggando anche, perché l'ho visto andare anche in maniera Un po' abbastanza strana. Sì, scattoso. un po' scattoso. Ovviamente lui sta Sì, girando da PC, quindi. poi crossplay sono un po' Sì. più accentuati i lag, questi tipi di Ulla. trasferimenti di Ulla, immagine, ulla, quindi. ulla, ulla, ulla. Attenzione, intanto si fermano tutti, quindi diciamo qualifica finita, le posizioni sono ormai cristallizzate, quindi Vampir pole position davanti a Shumi Legend, quindi saranno loro a partire in prima fila, seconda fila con Drago Levitato e Luca Bigno, terza fila con Luigi Di Legge e Topping Kestrel, quarta fila con Luca Dream e Luca Flaminio. E poi all'ultima quinta fila con Luni e Sergente, poi vedremo ovviamente gli altri come partiranno. Quindi diciamo una qualifica abbastanza interessante, forse anche presa un po' alla leggera per alcuni piloti, ma anche e soprattutto perché si torna a correre dopo un bel po' di tempo. Quindi quando si parlerà di pre-season forse sarà tutta un'altra storia. Sì, le precision poi non dovrebbero iniziare
proprio dietro l'angolo, ci sarà ancora un pochino di tempo per chi si vuole iscrivere, per chi vuole inserirsi nei nostri campionati, che sono sia categoria 50 che 100. Sarà anche interessante per capire quello che potrà essere il livello di quest'anno, Simone, perché comunque, ricollegandoci a quello che abbiamo detto, purtroppo il gioco non piace molto e quindi ci sono anche piloti che giustamente pensano di non correre perché effettivamente non c'è un grande stimolo, però il livello penso non possa essere basso, sicuramente ci si potrà divertire. Poi quest'anno col nuovo modello di gomme che c'è, diciamo che la 100 può essere ancora più interessante rispetto all'anno scorso, non solo come strategie ma come gestione, perché comunque il modello è stato migliorato e quindi tra virgolette il drop che avevamo al 20-25% è stato portato molto più avanti, quasi sul 40-45%, quindi raddoppiato, permetterà alle gare di essere un po' più veloci, le strategie di essere un po' più aperte, soprattutto di essere appunto più aperte sia per un'unica sosta sia per due, dipenderà molto dal fattore pilota e da come gestirà la gomma. Diciamo un gioco alla J-Sport, ecco, perché l'anno scorso era un po' il mago della... La tua ossessione. Esatto, tua ossessione. Era il mago, diciamo, delle strategie, la mia ossessione durante le gare, quindi diciamo che potrebbe essere un gioco molto d'astuzia, di intelligenza e anche di velocità soprattutto, quindi vedremo un po' come si svolgerà. Intanto vedo che il meteo continua ad essere nuvoloso, non sappiamo se ovviamente ci sarà la pioggia durante la gara e vedremo. È una bella variabile interessante, perché in teoria le gomme intermedie, se le montassero troppo presto, non so se arriverebbero fino in fondo e con che prestazione, quindi sarà anche importante capire. Purtroppo non abbiamo il live time, Simone, quindi ci mettiamo alla sorte e almeno speriamo di divertirci e di goderci una bella ultima gara della Summer League. Eh sì, speriamo. E poi ovviamente in vista delle pre-season, che come... Attenzione, piove! Piove? Sta piovendo! Io sto vedendo che sta piovendo, ragazzi, attenzione. Cioè, ha preso... Va bene. Potrebbe... Vediamo. Io in questo momento vedo tutto pulito. Non vorrei che fosse quella condizione dove ti fa partire con le gomme da asciutto. No, io vedo le gocce. Io sto vedendo le gocce. Penso che lo stanno vedendo anche i ragazzi in live. Vado anche un attimo a sguicciare. Sì, stanno vedendo anche loro quello che sto vedendo io. Io mi sa che o ho qualche problema perché non mi carica ancora tutto, o vediamo un attimo se adesso mi fa partire. Stiamo anche noi aspettando. Sì, stiamo aspettando un attimo. E vediamo un attimo anche come sarà ovviamente la classifica. No, eccoci qua. Allora, degli onboard no, non vedo gocce di pioggia. Però vediamo, perché iniziasse a piovere mentre fanno un giro di ricognizione. Intanto allora... Tutti dettaglio. Hanno montato gomma... Allora, intanto la strategia... Montato gomma gialla per i primi due, Vampire e Shumi Legend. Drago, gomma hard, Luca Bigno, Dilegge, Topping, Luca Dream, Flaminio, Luni, Sergente, gomma media, Giommi, gomma rossa, Pasco, gomma media, Tartaruga e Ricky con gomma rossa e gomma media per gli ultimi tre, Emis, Giuliano e Tex. Non lo so... Piove! Allora piove. Che cosa... signori, ragazzi, cioè... La sapevo. E allora adesso come si comporteranno i nostri piloti in questa gara? Problema grosso ce l'avrà perché ha deciso di montare la gomma hard, che è la gomma più dura di tutti i set, che con queste condizioni potrebbe veramente andare in difficoltà. Comunque questa, Simone, è una condizione veramente nuova in assoluto e sarà importante vedere adesso l'evoluzione della pista, perché in questo momento ci ritroviamo in una condizione non facile, ecco, da parte dei piloti. Abbiamo visto prima nel giro di qualifica come in un attimo i piloti abbiano perso veramente tanto grip, e ricordiamoci, come nella realtà non si può rientrare ai box durante il giro di ricognizione, anche se sarebbe interessante sotto degli aspetti, però penso verrebbero dei bug clamorosi. Vediamo, perché sarà veramente incredibile vedere anche i piloti come partire. Magari sono detti la pioggia arriverà tra 5 minuti, quindi partiamo con la gomma media, poi magari mettiamo l'intermedia. A meno che non sia uno scroscio piccolino che fa quella pista umida e poi un po' come comunque rimane asciutto. Un po' come successe, adesso mi ricordo, a Portimao nel 2021, dove
in Sport League, dove c'era quella pioggia che però non era ancora da bagnato, ma era da asciutto. Poi... Cioè, tu proprio mi vuoi male, mi vuoi male. Cioè, la condizione che non si capiva più niente ha fatto solo danni. Diciamo che esatto. rispetto all'anno scorso, anche a livello di meteo, c'è una miglioria, c'è il... mettiamola così, il passaggio da asciutto a bagnato e viceversa è stato migliorato in tanti aspetti, reso quasi realistico, e sarà ancora più difficile per i piloti capire quando è il momento di passare dalla gomma da asciutto alla gomma intermedia o full wet, e addirittura il passaggio da intermedia ad asciutto, perché quest'anno in determinati casi bisognerà rimanere, anche se le condizioni non sono proprio le ideali, con la gomma intermedia. Ci siamo, DRS disabilitato, le luci si stanno andando ad accendere in questo momento, 2, 3, 4, 5, prima dentro sui motori, via, partono le vetture con, a quanto pare sembra essere un buono spunto da parte di Vampir che tiene la prima posizione, si aprono a ventaglio di dietro, Sciomi si butta subito dentro a seguire Luca Bigno, poi dietro c'è un po' di parapiglia con i piloti che si aprono a ventaglio e riescono comunque, penso, ad essere usciti tutti indenni, vedo una vettura... che perde diverse posizioni, penso sia una Ferrari. Attenzione qui allo Snake. Quella lì dietro, cosa succede? Ho visto una Ferrari che ha tranciato tutto. Penso sia quella di Luni, che è finito praticamente nelle ultime posizioni. È finito ultimo Christian Marcon. Peccato per la sua Ferrari. Simone, ha ripreso a piovere. Dove la partenza non c'era pioggia. La condizione della formazione. Adesso invece ha rimesso, urca, si è rimesso a piovere. Urca, urca, urca. Qui dietro c'è Flaminio che si fa subito all'esterno. Dentro su Ricky Witz non trova lo spazio, perché davanti Ricky c'è anche Sergente che non ne vuole proprio sapere di far passare. Là davanti intanto Vampir, anzi Sciumi tiene il ritmo con Luca Bigno, Vampir, Drago Levitato di legge, top in tutti, poi tutti dietro che lo seguono. Drago ovviamente è l'unico con le gomme hard, come detto in precedenza, dei primi 10. Sì, dei primi 10 è l'unico ad avere la gomma hard. Attenzione, perché Simone, non dico stiano già girando sulle uova, ma sono continuamente di traverso, molte difficoltà, vedo già parzializzare in alcune curve l'acceleratore, vediamo se mettono subito la freccia ai box o se continueranno e aspetteranno. Urca, urca, Drago lievitato, che cosa le ho visto fare, ha fatto praticamente una sbinnata rischiosissima. Intanto Sciumi stampa subito il giro più veloce, ovviamente partendo davanti a tutti, con vedo un Vampir che sta leggermente tirando, mettendo fuori DRS, Drago lievitato con questa gomma hard. Dietro invece vedo Ricky Bizzo che si fa dentro nei confronti di Luca Dream. No, di Sergente, scusate, ovviamente con gomma rossa ne ha molto di più il pilota Mercedes su quello della Williams. Adesso si ricongiungerà probabilmente con Luca Dream. E forse magari la scelta della rossa è giusta, perché poi possono rientrare e mettere l'intermedia subito. Quindi sì, in queste condizioni diciamo che la gomma rossa non patisce troppo l'effetto sul posteriore, invece ti dico, vedendo tutti gli onboard di quelli davanti, stanno cercando di guidare veramente leggeri e morbidi, perché il DRS rimane, no, il DRS è attivo, è disattivato, DRS è attivo, quindi no, no, ah sì, no, è attivo. Drago riesce a utilizzarlo, ma di poco. Intanto là davanti si scambiano le posizioni Luca Bigno, Sciumi Legend si mette davanti questa volta al pilota della Ferrari, dietro lo seguono Vampir e Drago Lievitato, che praticamente è riuscito a ricucire il distacco. Attenzione alle laggate di Luca Bigno là davanti, perché Sciumi sicuramente si troverà in una posizione molto scomoda col pilota Ferrari, che nell'ultimo momento l'abbiamo visto anche un po' laggare in qualifica, fortunatamente nulla attenzione, di grave. Attenzione, bandiera gialla, c'è girato Giuliano. Si è girato Giuliano? Eh sì, sì, si è girato UPR Giuliano, ma anche vedo un... Box Diego, box Vampir. Vampir si ferma subito lui, forse, non lo so, però è molto borderline. Intermedia, gialla, si ferma anche tu, Kumik. Si è fermato, si è anche Luni. Si è fermato. Sta succedendo di tutto, Simone. Sta succedendo di tutto. Secondo me forse può essere la chiamata giusta da parte del pilota della Red Bull. Sì. Perché in questo momento sta iniziando a formarsi una piccola striscia di bagnato. Quindi potrebbe essere la giocata giusta. E ho visto anche alzarsi. Ho visto anche alzarsi leggermente un po' d'acqua all'uscita dei box. Sono fermati ovviamente Topping, Vampir, Fleming e Giuliano. Sì. Si è girato Tex. Si è girato Tex con la gomma gialla. Attenzione, Pasco già 3 secondi. Sta succedendo di tutto. E Far West
subito. È in Texas ed è soltanto una Summer. Non oso immaginare poi in campionato. Stanno arrivando tutti i lunghi al tornantino. Drago ha perso il DRS dei primi due che se ne stanno andando. DRS ovviamente penso disabilitato perché Shumi non lo attiva. Addirittura si può vedere all'interno di Luca Bigno. Mamma mia, appaiati side by side. E qui attenzione, non c'è spazio. Non c'è praticamente spazio e non c'è più pista. Non c'è più pista perché Luca arriva anche lungo. Ancora la leggera lotta tra questi due che non se ne vogliono praticamente dare. Incredibile ancora. Si gira ancora su queste gomme. Devono cercare di arrivare il più presto possibile ai box. Quello che paga di più svantaggiata di legge perché c'è Shumi praticamente vicino. Attenzione. In questo momento Diego guadagna tanto. Urca. Tira davanti. Urca Luca Bigno come spinge, sta pressando tantissimo. Urca! Ho visto andarlo dritto, poi alla fine ha laggato. Si fermano tutti. Drago, Shumi. Di legge perderà quello che ovviamente il suo tempo perché Shumi Legend sta entrando in questo momento ai box. Si fermano tutti a mettere l'intermedia. Vediamo se Vampir avrà l'opportunità. E ovviamente ce l'ha l'opportunità perché è già qui Vampir. Arriva adesso sul rettilineo. Vediamo se riuscirà a prendere la posizione su Shumi Legend. Passa senza problemi. DRS disabilitato. Arriva invece Shumi Legend. Eccolo lì. Eccolo qui. È uscito. Ma di poco va avanti. Anche Topping è riuscito a guadagnare tanto. Si è portato subito dietro la coda di Drago. Ottima chiamata da parte del pilota Red Bull che anticipa la sosta e si mette in prima posizione. Vediamo un po' come si comporteranno adesso i piloti con la intermedia. Vampir si è rimesso davanti, ma non è riuscito a dare quel gap che doveva dare nei confronti di Shumi Legend. Di soli 9 decimi. È vero che adesso il DRS è disabilitato, ma adesso è tutta questione di guida ed è tutta questione di come si usa la batteria ibrida, soprattutto per quanto riguarda i sorpassi. Shumi è molto vicino adesso. È riuscito a riagganciare Vampir. Non riesce praticamente ad agganciarsi al gruppetto di testa dragolitato. Leggermente staccato, così come leggermente staccato Topping Kestrel. E poi c'è il trenino che... Cioè sono Sergente, Flaminio e Di Legge che ha perso tantissime posizioni ovviamente per via della sosta di Shumi. Sì, adesso bisogna vedere Simone perché questa gomma non è detto che arrivi fino in fondo. Non è detto. Ci si può provare, bisogna vedere quanto è il decadimento sul posteriore e soprattutto quanto sarà il decadimento sul tempo. Ipoteticamente se dovessero fare una sosta penso intorno al 18-17. Però anche lì bisogna capire se questa gomma regge, non regge. Diciamo che sul bagnato e di test effettivi non ne abbiamo ancora fatti tanti, tranne su come si guida, su alcuni approcci da avere quando si fa il cambio appunto sul bagnato o viceversa. Quindi vedremo un po' i nostri piloti cosa sapranno proporci. Certo che comunque è una condizione che non è detto si concluda così, perché può anche andare a peggiorare o a migliorare. Intanto dalla chat salutiamo i Brandoni, buonasera a lei e a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Mentre vediamo adesso che Shumi Legend sembra avere ne di più rispetto a Vampir e lo sta praticamente pressando tantissimo. Forse Vampir non si trova praticamente a suo agio in queste condizioni perché si avvicina anche Drago Levitato. Ha perso invece il ritmo Topping Kestrel che si è staccato di tantissimo. Sì, diciamo che sono condizioni comunque dove la pista si sta bagnando effettivamente adesso, quindi è ancora un po' scivolosa, bisogna stare attenti ed evitare errori, appunto errore di Tex che si gira e riparte, quindi non c'è danno per il pilota Mercedes. Drago si è di nuovo rincollato al gruppetto davanti, mentre Topping Kestrel ha ancora 3 secondi di stacco. Vediamo adesso se si scambiano le posizioni Vampir e Shumi. No, là dietro però vedo delle vetture che si stanno aprendo dietro. Attenzione, eccoli qua, che sono praticamente Sergente e Topping Kestrel. Topping non riesce proprio ad andare. Sì, ha anche utilizzato tutto l'ibrido del giro di uscita per cercare di guadagnare e massimizzare la scelta di anticipare la sosta. E in questo momento si trova a dover fare da tappo e a cercare di evitare di subirlo. Intanto Emis passa su Tartaruga che prova a rispondere. Andiamo a vederli un attimo, Tartaruga ed Emis. Eccoli inquadrati. Tartaruga non vuole proprio saperne di far passare Emis. Alla fine poi Emis riesce a prendersi la posizione nei confronti di Tartaruga. Tattato! Che però l'incrocio è fondamentale qui. Se lo fa qua è matto. Non ci credo, sta arrivando lungo. Arriva lungo, Tartaruga non riesce. Stava per fare una follia qua, soprattutto sul bagnato impossibile.
quel tratto, lo fa molto delicatamente questa curva, non riesce. Anche là davanti Flaminia di Reggio, scambio di posizione anche là davanti con Toppin, Kestrel e Sergente. Oh mamma mia, non ci passava un foglio. Sergente è riuscito a passare Toppin Kestrel, che non riesce ad andare, non riesce ad avere ritmo con questa gomma intermedia. Sta anche sbandando pericolosamente qua. Di Reggio se l'è trovato praticamente davanti ed è praticamente tappato dalla Aston Martin di Toppin, che non riesce a affrontare una curva in maniera tranquilla. Forse il pilota Alpine, scusate, il pilota Aston Martin, scusatemi, non riesce ad andare perché ovviamente la macchina c'è la moto scarica. Di Reggio si butta in un punto impossibile, tutto sul cordolo, poi avrà tutto l'esterno. Attenzione perché dietro c'è anche Flaminio che fa da spettatore. Vediamo l'incrocio di traiettoria. L'uscita di Dileggio sembra essere quella molto veloce, infatti va davanti, così come si passano anche Luca Bignio e Drago Livitato. Ma stiamo un attimo qua perché sono adesso in tre. Dileggio passa, Toppin si fa parte. Toppin saggiamente Shumi, si fa passare. All'attacco di Vampir. Shumi all'attacco di Vampir. Attenzione side by side qui. Alla chiocciola! Alla chiocciola! Alla chiocciola, dove si sta infilando Vampir? Mamma mia, non molla, non molla, non molla il pilota Red Bull e tiene giù tutto il piede. Non ne vuole proprio sapere, ma alla fine Shumi Legend passa davanti. E se non erro, loro due sono anche in bagarre per questo campionato, questa Summer. Non mi ricordo i punti di classifica, quanti sono. Shumi tra l'altro in Messico si era ritirato e Vampir è andato a punti, però non mi ricordo i punti in classifica. No, dovrebbe essere ancora in vantaggio Diego, che subisce anche l'attacco di Drago, che ha passato Luca Bignio. Luca! Ah sì, è vero, passa Drago Livitato. Attenzione Luca Bignio, che l'ho visto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, l'ho visto praticamente teletrasportarsi. Però alla fine Vampir tiene la prima posizione. Si ha tranciato completamente curva 1 Luca Bignio per non andare a contatto con Diego, che purtroppo non si trova in, a suo agio. Dove va Luca Bignio per provarci? Ulla Peppa! Ulla Peppa! Quello che ne ha più di tutti è Drago, perché Drago sta andando veramente molto forte in questo momento, in questa fase. Vampir sembra non riuscire neanche lui a andare su questo, in questo momento sta faticando. Luca Bignio dentro, tuffo al tornantino, si mette davanti, ma stanno perdendo un sacco di tempo, infatti vanno via Drago Livitato e Shumi Legend, con Vampir che rimane a testa con Shumi, con Luca Bignio. Poi alla fine alza il piede Drago, Luca Bignio. Drago ci prova, Drago, Shumi prova a chiudere l'interno, poi alla fine riesce a mantenere la prima posizione Shumi Legend. Gran battaglia tra questi quattro piloti che sono, diciamo, molto veloci e che faranno sicuramente divertire tutti noi fino alla fine. Ci faranno sicuramente divertire. Drago sta tagliando, ha tagliato addirittura qui. Qua sicuramente avrà preso un avvertimento il pilota Sauber. Con, vediamo. Guarda, se Luca Bignio riuscirà. In questo momento no. No, gli unici là davanti sono, gli unici là davanti hanno un avviso, Diego e Shumi. Drago e Luca sono puliti. E a proposito di penalità, Luni prende i 3 secondi assieme a Rechiviz e Pasco, che sono stati gli altri a prendere gli altri penalità. E allora intanto vediamo se Luca Bignio riuscirà a ricucire il distacco che ha dato Drago Livitato assieme a Shumi Legend. Però in questo tratto sembra che siano staccati quasi uguali i primi quattro. Forse è Vampir quello che sta un po' soffrendo di tutti, perché lo vedo un po' in difficoltà il pilota Red Bull. Sì, diciamo che fa molto fatica sul posteriore, quindi magari che quel giro di uscita non gli abbia comunque mangiato un po' troppo la gomma. Perché rimane a 9 decimi, Luca si sta mano a mano avvicinando al pilota, ai due pilota di testa, mentre Vampir sta leggermente incominciando a perdere. Drago comunque continua a tenere il passo di Shumi Legend. Diciamo che si sta regalando un ultimo addio da sì. Sogno. Ci sì. Prova, vuole portarsi a casa una vittoria e salutare nel modo in cui l'abbiamo apprezzato più di tanto quest'anno. Ovviamente non mancheranno sicuramente le sue presenze in alcuni video. Adesso non voglio citare nessuno, però in questa stagione, diciamo, momenti divertenti assieme a lui al di fuori delle gare ci sono stati, e forse probabilmente non mancheranno, perché probabilmente sarà presente solo in quella fase lì. Però vedremo. Intanto torniamo in pista e vediamo un attimo
cosa succederà, perché in questo momento vedo, urca miseria, cosa ho visto fare. Mamma mia che traversi che vedo fare, ragazzi. Mamma mia che traversi. Con Drago Levitato e Luca Bigno che sono andati di traverso tutte e due. Potrebbero essere anche condizioni che prima o poi costringano ad andare su full wet. I tempi sono comunque abbastanza costanti per ora, ma non potrebbe andare a peggiorare la situazione se continuasse a piovere, magari verso la parte finale in questo momento più che nei prossimi giri. Drago continua comunque a tenere il passo di Shumi, occhio qui allo Snake, perché basta un niente per perdere il posteriore, soprattutto in queste condizioni. E Luca mano a mano si sta avvicinando, mentre Vampir ovviamente sta perdendo sempre di più. 1.4 adesso il pilota Red Bull. Qua Luca Bigno è un mostro, cioè gli ha guadagnato mezzo secondo con i primi due. Con Drago che continua anche a sbinnarla un pochino dall'alto. L'abbiamo visto, grande, bellissima questa immagine, spettacolare dall'alto con i piloti che affrontano il primo settore in maniera veloce, mentre Vampir sta un po' perdendo ancora. Buonasera anche al buon Andrea Badolato che ci saluta in chat. Deve essere con noi stasera, purtroppo per motivi di lavoro non è tra noi. Speriamo di averlo ovviamente il più presto possibile nelle prossime gare che ci saranno. Ma intanto ci concentriamo su questa, che è vero che è una summer, è vero che è l'ultima gara delle summer, però comunque è sempre una competizione importantissima. Intanto ancora Drago Lievitato che tiene il ritmo di Shumi Legend. Vampir continua a perdere qualcosina. È vero che comunque, come dici tu, Luca Bigno sul primo settore è fenomenale, poi negli altri due perde qualcosina. Sì, può essere anche una gestione di grip meccanico, il tipo di assetto come è puntato, cioè, ci sono tanti fattori, però in questo momento diciamo che ne ha molto di più degli altri nel primo settore. Settore centrale perde, terzo più o meno sta lì, però comunque rimane uno dei più concreti nel primo settore, anche se adesso va quasi fuori dal secondo. E Diego prova meno a rimanere lì, ma si vede che fa un po' fatica, tanto che Sergente qualcosa gli inizia a mangiare. Mamma santa, però, adesso sono condizioni, Simone, non lo so se più chiuderemo sulle intermedie. Se continuasse così a un certo punto, o magari l'intermedia inizia a cedere e quindi saranno costretti a fare un'altra sosta, o chissà che non sia poi il momento di andare sulle full wet. Però se questa è la difficoltà, io immagino che Vampir possa rischiare sulle full wet di avere ancora più difficoltà, visto quanto sta andando indietro col passo. Siamo in un board in questo momento con la Sauber di Drago Levitato e con Luca Bigno che di nuovo si è ricucito al gruppetto di testa, adesso di 4 decimi, prima erano di 6, adesso è di 4, quindi nel primo settore Luca Bigno se lo mangia in un sol bolcone, a prescindere dalle condizioni meteo. Arriva adesso in staccata di questa curva per poi arrivare alla fine del secondo settore, iniziare il terzo, un po' più guidato, un po' più lento. Vediamo anche qui la differenza dell'usura della gomma, 25% quella di Drago Limitato al posteriore sinistra, 24% invece quella di Shumi Legend, e quindi quella di Shumi è leggermente meno usurata di Drago. Sì, però se queste sono le usure, penso che tra un po', attenzione Drago che Ulla sta cercando veramente di stare proprio attaccato a Shumi per cercare di portare l'attacco in curva 1. È a sua volta Luca Bigno, sembra aver trovato sempre più confidenza nei settori ed è letteralmente incollato a tutti e due. Attenzione perché forse Drago ci prova. Che bello vedere comunque i piloti. Attenzione, 10 secondi per l'Uni, taglio curva. Dicevo, bello rivedere i nostri piloti che dopo essere stati lontani da un po' di tempo da questo gioco non hanno mancato il loro ritmo. Lo smalto rimane sempre quello. Intanto box top in Kestrel e anche Pasco. Non vorrei che volessero mettere le full wet. Sì, full wet. Full però wet per topping. Mi sembra ancora un po' presto, anche per Pasco. Full Pasco, wet, Pasco, topping e full wet. E vediamo perché. Vediamola davanti, torniamola davanti. Questa è. La pioggia è aumentata. La pista è un po' al limite, ma non sembra ancora da full wet. Anche se quest'anno ci sono gli effetti di aquaplaning, un po'. Cioè, l'interpretazione del bagnato è stata letteralmente migliorata e resa molto più realistica, però mi sembra ancora incerta la situazione. Però la pista sta iniziando ad andare un po' più verso il peggio. Vediamo ancora una volta i primi tre se si fermeranno oppure no. Vediamo Drago Levitato che si fa vedere. Intanto stanno raggiungendo un doppiaggio
che dovrebbe essere, da lontano vedo una Mercedes, dovrebbe essere quella Dex, che sta andando molto molto piano. Non so se c'è il gossip. No, teoricamente sì. Teoricamente dovrebbe esserci il ghosting. Se non ho sbagliato le impostazioni, sì. Vediamo. Diciamo che speriamo, i salvataggi funzionano bene. Cioè, speriamo di sì. Vediamo adesso in questo settore Drago, che rimane praticamente francobollato. Ashumi Legend, mamma mia, Ashumi non te lo... Qua in questo settore sta faticando. E in tutto questo trambusto si sta avvicinando piano piano Vampir. Adesso non la voglio tirare, però piano piano sta rosicchiando qualcosa. Tex intanto si sposta, si fa da parte, fa passare i primi tre che stanno veramente viaggiando alla velocità della luce. In tandem stanno viaggiando con Drago Levitato, che rimane lì all'interno. Eccolo lì, eccolo il tuffo di Drago dentro all'interno con Shumi Legend, che non ne vuole proprio sapere. Occhio Luca Biglio, che si è ritrovato praticamente piantato in curva Drago Levitato e ha dovuto tirare una frenata pazzesca per evitare il contatto. Mentre intanto anche i box Luca Dream, probabilmente per mettere la fulwetta pure lui. Giovi 3 secondi. Sì, anche lui la fulwetta. Ancora secondo, primo settore, qua Drago sta cercando di tenere il ritmo. Luca Vigno, il primo settore, se lo sta mangiando. Si è ormai riaccodato Vampir, che ormai è a 9 decimi. Mi ricorda un po' Perez a Baku con Leclerc. Luca Vigno dentro su Drago. Tira la staccatona, Drago Levitato si mette davanti, poi si teletrasporta leggermente davanti Luca Bino, poi si rimette dietro, si rimette in scia, ma sta perdendo adesso un po' di tempo Drago nei confronti di Shumi. Occhio, perché Luca è forte nel primo settore, Drago è forte nel terzo. Vediamo se si riaccoderà nei confronti di Shumi Legend, ma è ormai accodato, si sta ormai riaccodando anche Vampir, anzi non è che si è accodato, si è ormai riaccodato ai primi tre e quindi diventano quattro. Si stanno anche raggiungendo anche Sergente di Legge dietro, attenzione. Sì, Luigi è addosso a Sergente, sta provando a cercare un pertugio, ma in questo momento intanto bandiera gialla, settore centrale, no, è Tex che sta a passare un po' tutti. Però penso funzioni il ghost, Simone, me lo dava trasparente. Perfetto. Attenzione, perché pian piano le condizioni stanno diventando da full wet, pian piano, però ci riprova ancora Diego che va ai box. Il verma Diego De Gaspari in box, vediamo un attimo se segue la Sergente. Vediamo se segue anche Luca. No, segue solo Sergente. No, Luca no, continua. E probabilmente la chiamata potrebbe funzionare con la full wet, perché io sto andando a vedere anche se Top Inchester sta guadagnando nei confronti di chi ha l'intermedia. Sì, anzi sta guadagnando un botto, perché io vedo adesso 17 e 4 esce. Allora, adesso è quella condizione. Allora, questa è quella condizione tipica nuova, dove in questo momento c'è una striscia dove l'intermedia funziona bene, ma se vai fuori da quella traiettoria è acqua planning e rischio di perdere il controllo. Quindi vediamo adesso Diego, metto subito l'intervallo col pilota di testa e vediamo quanto guadagnerà. Deve uscire a meno rispetto a prima di 17 secondi per stare davanti senza problemi. In questo momento il pilota si trova a 21 secondi e 2. Vediamo adesso se riuscirà a rimettersi davanti al gruppetto di testa. Andiamo a vedere se più che altro si fermeranno i primi tre oppure andranno a continuare. Stanno arrivando adesso all'inizio del terzo settore, molto molto delicati col gas. Andiamo a vedere. Guarda, anche la telemetria. Si vede perfettamente quella striscia un po' più lucida, dove c'è un po' più di acqua, dove l'intermedia rischia di subire acqua planning, quindi dovranno essere bravi i piloti a stare in questa striscia un po' più interna, un po' più chiara, un po' più nera, dove appunto c'è ancora ottimo grip per la gomma intermedia. Guardate la il gas Shumi quanto box. Viene dato Shumi box, risponde Shumi Legend nei confronti di Vampir. Si ferma allora. Attenzione, perché Drago rischia penalità di 3 secondi se taglia ancora. Eh sì, l'abbiamo visto un po' troppo aggressivo Drago Levitato in alcune curve, soprattutto nel tornantino che manda il tornino lunghissimo, leggermente scodata. Ma Diego non ha guadagnato tanto, Non ha guadagnato tanto, forse non è ancora un No, po è troppo indietro, presto. ancora indietro, perché Shumi toglie il limitatore, Vampir arriva adesso, ma è molto staccato. Infatti eccolo là. Vampir si è ritrovato praticamente molto staccato, però sicuramente prenderà la posizione su Drago e Luca Bigno. Quindi scelta
a 2 secondi di distacco da Shumi Legend, quindi non è sbagliato. Forse questa è quella condizione dove c'è poca differenza tra l'intermedia e la full wet. Forse se si bagna ancora qualcosa in più c'è il rischio che l'intermedia subisca aquaplaning e che quindi perda di aderenza in trazione soprattutto. Vampir adesso si trova davanti la Mercedes di Ricky Bizzo, che è con la gomma intermedia ancora. Vediamo se riuscirà a sbarazzarsi il prima possibile. Qua se lo trova praticamente in uscita dal tornantino. Deve cercare di sbarazzarsi della Mercedes. Lo fa immediatamente. Prende tutta la scia. Deve utilizzare la batteria ibrida e non può utilizzare l'ala mobile. Va a tirare forte la staccata. Prova anche a tirarla forte Ricky Bizzo la staccata, ma nulla da fare. Con una gomma molto più forte riesce a superare Ricky Bizzo. E adesso vediamo se riuscirà a ricucire il distacco con Shumi Legend, perché il distacco adesso è quasi 1,5 secondi nei confronti del pilota McLaren, che magari forse deve mettere ancora le gomme in temperatura. Soprattutto anche in queste condizioni non è facile, eh. Ma secondo me più che altro in questo momento è più utile fermarsi per un'intermedia nuova che effettivamente continuare per una full wet, perché la pista non si sta bagnando quel tanto che serve al funzionamento della full wet. L'intermedia ti garantisce un po' più di velocità sul dritto e, come possiamo vedere se siamo in un board con Drago, anche lo Snake continua a rimanere comunque costante con una linea abbastanza scura e una più chiara all'esterno. È tutta questione di sensibilità del pilota, dovrà essere lui a non commettere l'errore di andare sulla striscia un po' più di bagnato. Mamma mia che traverso che ha fatto, tranquillitato, gran controllo. Luni prende altri 3 secondi e diventano, mi sembrano, 19? Sì, non me lo da. Mi dice 12, ma beh, ha preso 10 secondi, quindi non so se ha fatto sosta e quindi ha scontato 5 secondi. Quindi in questo momento me ne dà 12. Ah sì, ok, allora li aveva scontati secondo me 10 secondi. Bandiera gialla. No, era probabilmente lui che fa passare, sì, sì. E c'erano davanti. Intanto eravamo in un board con Drago Lievitato, proprio come dicevi te, per lo Snake. E non vorrei che i primi due volessero continuare con queste intermedie e arrivare fino in fondo. Un po' azzardato, perché comunque dopo un po' la temperatura tende ad alzarsi tanto e potrebbe esserci il rischio di scoppio. Personalmente in questo momento, vedendo i distacchi, sia più prestazionale un'intermedia nuova che una full wet. Perché comunque Shumi sta guadagnando, ma non sta guadagnando tantissimo. Si trovava. Adesso è a 16 secondi e 7. Ed è palesemente davanti, attenzione. Ormai sì, per quello. In questo momento o montano una gomma intermedia nuova, box tutte e due. Vediamo cosa succede. Vediamo quello che accade. Si fermano Drago e Luca Bigno. Occhio al limitatore. Sicuramente andranno avanti. Si ferma anche Luigi Di Legge. E quindi diciamo che Shumi e Vampir si prendono davanti. Oh, 10 secondi l'uni. 10 secondi per l'uni, incredibile. E abbandona. Ah, si ritira. Si ritira ai box, quindi gara finita. Guarda Luca. Luca ha montato un'altra intermedia nuova. Forse ed è davanti a Drago? No, è dietro. Sono. Però comunque sono lì, eh. Sono lì, sì, non hanno perso. Non hanno perso niente, quindi vediamo se la mossa di Luca Bigno sarà quella giusta o se magari quella di Drago Lievitato, cercare di tirare leggermente di più quella gomma per avere poi una gomma più forte e fresca per riuscire a ribaltare la situazione. Ormai la battaglia è per questi quattro qua. Si sta cercando di anche aggiungere alla battaglia, alla lotta sergente, ma è leggermente staccato di 1,9 secondi, quindi non credo che riuscirà a raggiungerli in questo momento. Magari sperare che si vadano a dar fastidio i primi quattro per poi riuscire di nuovo a ricucire il distacco che stava facendo prima in precedenza. Soprattutto vedere adesso se la full wet nuova o l'intermedia nuova, qual è la differenza di prestazione, perché Luca, ricordo, è intermedia e Drago è full wet. Quindi vediamo come si comporteranno le due gomme in queste condizioni. Drago affronta adesso il tornantino, sembra essere adesso avere più slancio, sì, più sicurezza, soprattutto anche perché la gomma è più fresca e più nuova. Oh, urca qui, forse, ma anche prima l'abbiamo visto fare questa traiettoria, eh. Forse magari è una traiettoria per cercare di uscire più forte, più slanciato qui e non avere la macchina troppo di traverso. Esatto. Lui intanto possibile. Ci abbandona.
1,3 intanto di stacco tra Drago Levitato e Vampir, che continua comunque a tenere il codone, la coda, il posteriore di Shumi Legend ancora di 8 decimi, con invece Drago che si sta portando a spasso Luca Bigno. Attenzione, perché qui Luca Bigno è un mostro sul primo settore, è un mostro, c'ha un'attrazione spaventosa il pilota Ferrari in questo punto, ed è già molto vicino nei confronti di Drago Levitato. Se fosse stato lui davanti sarebbe sicuramente ricucito il distacco sui primi due. Vediamo qui. Ma l'intermedio in questo momento, anche visivamente, sembra comportarsi molto bene, gli garantisce un ottimo grip. Il problema è trovare proprio il pertugio e provare a infilarsi e buttare il muto della sua ferra. Attenzione, Drago un po' di traverso, lo segue Luca Bigno che purtroppo va lungo. Come ho detto, appena vai sulla striscia di bagnato un po' più accentuata, l'intermedia tende a prendere grip e a dare lunga, un po' come quella famosa condizione di asciutto, quando vai sulla striscia di bagnato la macchina freni e ti tira dritto e ti fa un Pedersen. Si riaccodano ovviamente i primi 4, 8 decimi tra loro, tutti e qua, tutti e, diciamo, e 4 sono staccati di 4 di 8 decimi. E là dietro vedo ancora Sergente che si sta portando a spasso di legge, ma non riesce però a ricucire il distacco dai primi due. Di legge comunque continua a rimanere dietro a Sergente senza andarlo ad attaccare. Tra l'altro di legge ha una gomma di 3 giri migliore rispetto a Sergente, che qua sbanda e si forse è buttato dentro di legge. Infatti va dentro, va dentro di legge e riesce a passare Sergente. Vediamo se la mossa è giusta, magari mettere uno come di legge davanti con una gomma un po' più fresca possa aiutare Sergente a ricucire il distacco che si sta portando in questo momento davanti. Con questo momento Luigi secondi. Sta andando molto bene, potrebbe provare a cercare di recuperare il gap di 3 secondi nei confronti di Luca Bigno, anche perché là davanti sono tutti a terrenino, non si stanno dando fastidio, però non sono molto veloci. Vediamo un attimo come potranno essere le prestazioni del pilota McLaren contro i suoi diretti avversari là davanti. In questo momento rimane ancora sui 3 secondi, vediamo magari fine primo settore cosa potrà guadagnare Luigi, piloti di testa. Eh sì, vedremo, vedremo sicuramente, vediamo un attimo se riuscirà a riguadagnare qua leggermente anche lungo. Comunque Sergente vedo che comunque fa veramente fatica, infatti Luigi si è staccato di già qualche decimo, adesso si riaccoda di 8 decimi, ma non è sufficiente metterla davanti. Si sono riavvicinati, sono riacchiappati tutti vicini, sono tutti e 4 vicini, e allora vedremo chi la vincerà. La vince ovviamente chi è più furbo, soprattutto in queste condizioni, perché non si può utilizzare la mobile, quindi non si può sfruttare la possibilità massima di sorpasso, e quindi bisogna essere bravi con l'uscita delle curve. Sì, come abbiamo già detto, questo gioco sul bagnato è un po' più realistico, anche se alcune guide come quella sul full wet non sono proprio realistiche, ma la gomma intermedia nonostante tutto si comporta molto bene. Ma vedremo se la condizione non andrà a peggiorare, non permetterà più a Luca Bigno di rimanere in pista, perché il rischio c'è che Luca Bigno sia costretto a fare sosta e finirebbe poco più davanti. Vicino, scusami Luca Bigno, che si è un attimo fatto vedere nei confronti di Drago Levitato, molto vicino, vicinissimo, Franco Pollato incollato, guardate quanto è vicino, vediamo se va all'interno qui in staccata di curva 1, si fa vedere e si prova a mettere dentro questa Ferrari, il muso della Ferrari davanti alla Sauber con questa intermedia, che però purtroppo rischia di far perdere tempo a Drago Levitato. Adesso arriviamo al punto dove Luca è molto più forte, mentre Giuliano prende 3 secondi. Vediamo un attimo adesso come si comporterà qui Drago Levitato e Luca Bigno. Punto veramente fortissimo di Luca Bigno qui, che non ne vuole proprio sapere di perdere tempo dietro alla Sauber di Drago. Sì, un po' lagganti tutte e due, vanno un po' a scatti, quindi è anche difficile capire se e quando passare, se il teletrasporto alla Goku Super Saiyan non ti spacca tutto, perché in questo momento è un po' difficile. E anche le condizioni, perché Luca è sull'intermedia, andare su una pozzanghera come questa non è proprio l'ideale per lui. Eh sì, leggera sbavatura da parte di Luca Bigno, che adesso ha perso quella possibilità di poter provare il sorpasso nei confronti di Drago Levitato, mentre là dietro Sergente, ho visto che purtroppo
non riesce a mantenere il posto di legge che mano a mano si sta avvicinando. Sì, ha ridotto il gap a 2 secondi, 1,7 adesso, no, 2 secondi, piccola sbavatura per lui alla chiocciola e potrebbe andare a lottare anche lui per il podio, chissà per una vittoria. In questo momento vediamo un attimo intanto se tutti i piloti nella lista cattivi, allora abbiamo 2 avvertimenti per Diego, 1 per Matteo, 2 per Drago, 0 per Luca Bigno e 3 per Luigi. Occhio qui perché si ripete di nuovo lo stesso scenario di prima con Drago di Vietato che si mette all'interno. Luca Bigno rimane nella traiettoria centrale, anzi rimane dritto per evitare di prendere la scia. Adesso di nuovo tutti e quattro incollati. E qua ragazzi, cioè mancano 8 giri, ma saranno 8 giri d'inferno. Ed è una 50 ed è una Summer. Non oso immaginare in campionato. Top in box. Top in Kestrel box. Perché la peggio è un po' diminuita, Simone. Sì, attenzione. E attenzione perché chi ha montato intermedia forse adesso ne ha molto di più, come Luca Bigno che adesso qua sta arrivando, sta apprezzando, sta bussando la porta, dice ehi andate o vado io, decidetevi, perché sta arrivando anche Luigi Di Legge dietro e gli manca praticamente poco per accodarsi a questo gruppetto, questo quartetto che potrebbe diventare un quintetto. E adesso vediamo in scia chi risponde. Drago sembra essere quello che dovrebbe rispondere. Vediamo se è così. No, niente. Attenzione perché se la pista, attenzione, bandiera gialla terzo settore, si è girato Tex alla curva penultima. Occhio, attenzione, Drago limitato, Drago limitato, Drago limitato dentro su Vampir. Non c'è spazio lì. E attenzione Simone perché la pioggia sta diminuendo e questa situazione, attenzione Drago dove si vuole andare a infilare. Mamma mia. Questa condizione, stavo dicendo, se andasse a migliorare, Luca ha giocato la carta, perché lui non sarebbe obbligato. Drago ancora scusa. Sì sì, non, ma se ne stanno dando proprio di santa ragione. E il Dileggio arriva. Luca non sarebbe obbligato a fermarsi. Luca è con l'intermedia, sì. Potrebbe Luca decidere di sì. In fondo. Luca, può arrivare. Luca, attenzione, si butta! Luca, dentro, Luca Bigno con Drago Lievitato che ancora una volta non lo vuole sapere. Vediamo ancora una volta, rimane davanti Drago Lievitato, nulla da fare. Sì, come dicevi tu, ovviamente quelli che hanno le intermedie forse adesso potranno sicuramente sfruttare il grip al loro vantaggio, ovviamente non si dovranno più fermare, mentre chi ha inventato la full wet dovrà cercare di resistere, così come deve cercare di resistere Drago Lievitato che qui ha un punto veramente difficile da tenere Luca Bigno a bada, perché intanto si è avvicinato, anzi neanche si è avvicinato, è arrivato l'incidente. No, guarda Drago, Luca. Stanno andando in difficoltà quelli. Guarda Luca. Guarda Luca dentro nei confronti di Drago Lievitato. Lo passa con gomma contro gomma e riesce a fa. Ce la fa, va anche addirittura oltre la pista Drago Lievitato, deve alzare il piede e deve accodarsi al tubo di scarico di Luca Bigno. Occhio perché Drago non ne vuole proprio sapere, sicuramente non ci starà. Vediamo se risponde. Risponde Luigi Di Legge, risponde Di Legge, risponde Di Legge, Di Legge, Di Legge, Di Legge, Di Legge, Di Legge. Mamma mia, che sorpasso da parte di Di Legge che si è messo davanti, mentre intanto i primi due scappano. Prendono qualche metro di vantaggio e il Drago ne perde 2 di posizioni. Sale in quinta Luca Bigno! Luca Bigno! Ma no, che... Luca sta completamente laggando malissimo, ma proprio malissimo. Anche per questo Drago ha perso la posizione su Luigi. Purtroppo una sorta di lag gli ha portato a prendere un attimo di panico perché gli si è trasportato davanti Luca. Diciamo che non aiuta il crossplay col computer. E intanto Drago, box Drago Lievitato. Gioca la carta delle intermedie, ormai mancano 7 giri, ma ormai la gara... L'unico è Luca. Non ha obblighi a fermarsi, gli altri le condizioni stanno andando a migliorare. Mamma mia! Vabbè. Niente, è lag che non ci fa capire niente, che non ci fa capire un cavolo. Però un'altra funzione interessante è che comunque questi tipi di situazioni si attiva automaticamente il ghosting, quindi... Anche su questo hanno fatto un qualcosa di intelligente, quindi... Urca! Ma no, ancora Luca che Simone, non riusciamo a capire. Diciamo il crossplay con... Bandiera gialla, non si è girato qualcuno. Urca, ancora Luca che pressa! Ancora Luca che dice fatemi passare! Fatemi andare! Ne ho più di voi! Devo andare... aiutatemi!
perché anche noi non veramente niente, non si capisce praticamente niente. Mentre Vampir deve adesso lui cercare di tenere a bada Luca Bigno, mentre là si sposta, mi sembra, Tex. E di legge si è rimesso un po' di distanza di sicurezza perché ha detto: questo mi fa paura, sta lagando troppo, meglio evitare, stiamo lontani. Con Luca Bigno che ancora sta pressando moltissimo Vampir, mancano 6 giri, fra poco 5, con un Luca Bigno che potrebbe essere lui a potersi portare a casa. Adesso non la voglio tirare questa vittoria, perché quello più avvantaggiato in questo momento, Vampir e Sciumi, sono due piloti là davanti. Vampir c'ha Luca Bigno da tenere a bada. Sciumi è un pilota che non si farà superare tanto facilmente. Occhio qui, mamma mia! Guarda qui quanto ne ha l'intermedia, cioè la fulvette sta letteralmente girando sulle uova. Mamma mia, attenzione qua. Attenzione qui. Niente da fare, non passa. E allora aspettiamo qui. Aspettiamo l'uscita di questa curva. Mamma mia, si è praticamente piazzato al fianco di Vampir. Attenzione a tutti che prendono scia scia. Di legge sta dilettante. Di legge sta lontano. Vampir deve usare la scia di Sciumi per difendersi da un Luca Bigno che è indemoniato. E figurarsi qui adesso nel primo settore, dove la sua Ferrari ne ha tanto, ma tanto di più. Guarda, Drago in questo momento sta pian piano recuperando, perché Urca sta recuperando. Attenzione! In questo momento Simone l'intermedia ne ha molto di più della Pulvetta. Guarda qua, soprattutto Urca nel guidato. Sì, attenzione. Il guidato ne ha tanto. Luca sta pressando, pressando tantissimo. Muso anteriore nella posteriore di Vampir. Vediamo, ma in 5 giri Drago non credo che ce la farà. È troppo distante. È troppo distante. Doveva magari fermarsi forse qualcosa prima. Sì, molto prima, 5 giri prima. Forse può arrivare a prendere Luigi, ma penso che il suo obiettivo sia andare a riprendere almeno Sergente. Guardate sempre Luigi, che davanti non rallentino ancora di più il ritmo. E potrebbe accadere, perché la pista sta migliorando, Simone, sta migliorando tanto. Guardate, di legge sul dritto si è spostato praticamente all'esterno, proprio per evitare i lag di Luca Bigno, perché sono veramente pericolosi in fase di frenata. Adesso sembra essersi stabilizzato. Sì, mamma mia, però, mamma mia, il posteriore di Vampir lo vedo. Adesso vediamo qua, guarda qua in percorrenza quanta ne ha di più l'intermedia. Eia, 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 eia. Mamma mia, aia, mamma mia, adesso però il posteriore Luca si fa sentire. Sta un po' anche lui, Vampir, Vampir, Vampir. Si è provato soltanto a buttare nei confronti di Sciumi, ma questo regala una grande opportunità a Luca Bigno, adesso sul dritto. Vediamo come si comporta il ferrarista di questa sera. Vampir, 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 Luca dentro. Attenzione, vediamo il grip, vediamo chi ha più grip. Vediamo chi ha più grip, se Vampir o Luca. Vediamo se ha più grip. Vampir riesce a mantenere la posizione. Luca non riesce a passare. E perdono un'infinità nei confronti di Sciumi, che in questo momento prende qualche metro di vantaggio. E con questa battaglia aiuta Drago lievitato, ma mancano 4 giri, non ne farà mai. Vediamo, in questo momento ha guadagnato altri secondi, ma sono troppo... Aia! Aia, 3 secondi per Drago. È finita. Occhio. Occhio, attenzione Luca Bigno. Occhio, attenzione Luca Bigno. Occhio, attenzione Luca Bigno. Tuffo dentro all'interno del torrentino. Vampir tira fortissimo. Non ne vuole proprio sapere il pilota Red Bull di farsi superare. E allora Luca Bigno e lui e Vampir sono side by side sul dritto. Di legge dietro che fa da spettatore. Vediamo chi la vince in staccata. Vediamo chi riesce a rimanere davanti. Vediamo chi sarà l'inseguitore di Sciumi Legend in questa fine del rettilineo. Sembra essere Vampir. E Luca invece tira forte questa staccata. Attenzione. Passa di legge. Di legge dove va? Dove di legge? Mamma mia, Vampir e Luca. È 3 secondi, Vampir. Luigi di legge all'interno. All'interno, che poi diventerà esterno. Sciumi ringrazia e saluta. Se ne va via, Vampir non ne vuole sapere. E poi il di legge mette la vettura davanti. Ma Vampir ha questi 3 secondi. Mamma mia, non ho più voce, non ho più fiato, perché veramente ci stanno veramente facendo emozionare. E ricordo, è una summer. Non oso immaginare il campionato cosa succederà. Urca. Stanno veramente massacrando vicino. Luca! Luca, scusami, Luca, ho sbinnato, è riuscito a metterla davanti. Forse per il lag l'abbiamo visto sbinare. Luca si è rimesso davanti a Luigi di legge, si riprende la scia. Sciumi ormai ha quel secondo e mezzo di vantaggio. Luca Bigno ancora dentro su Luigi di legge. Vediamo se riesce a difendere la posizione. La ferrarista, sì, riesce
ci riesce la Ferrari di Luca Pigno. E adesso arriviamo al settore dove Pigno è veramente una furia. Sì, il pilota della Ferrari ne ha veramente tanto, anche con questa intermedia, che però non so quanto sia. Attenzione, bandiera gialla, si è girata ancora te. Nessuna safety car, cioè anche per questi continui contatti, cioè si era anche bloccato e aveva danneggiato l'ala. Cioè, buon comportamento da parte della safety, lasciare un po' più di gara libera possibile. Luca ancora, siamo in un bordo con lui per vedere che cosa sta vedendo lui. In maniera diretta e decisa, il posteriore di Vampir, mentre di legge si è staccato di un secondo e uno. Non so se ha fatto un errore il pilota McLaren, sì, oppure si è voluto staccare. Sì, e allora vediamo se Vampir riuscirà a ricucire il distacco di Schumi. Mancano tre giri. Occhio alla frenata qui. E occhio al bilanciamento frenante, perché se lo porti troppo in basso rischi di perdere il posteriore. Ancora Luca Bigno alla chiocciola. Alla chiocciola dentro di cattiveria questa volta. Questa volta con grandissima forza si vuole mettere davanti a Vampir. Vediamo se lo lascia passare. A quanto pare sì. E adesso è Luca quello che deve cercare in meno di tre giri, e ha l'opportunità di accodarsi al posteriore di Shumi Legend. Sì, vedremo adesso se l'intermedia funziona ancora in maniera ottimale. Le condizioni sono andate a migliorare abbastanza in maniera importante. Vampir dovrebbe solo cercare in questo momento di salvaguardare la sua ipotetica quarta posizione, perché Sergente si sta staccando, ma c'è il rischio che possa stare nel limite dei 3 secondi. Adesso arriviamo al punto in cui Luca Bigno è veramente una furia. Vediamo se riuscirà. È un secondo e uno, era un secondo e uno prima dell'uscita della prima curva. 9 decimi. Sì, vabbè. Sì, 7 decimi. Si è praticamente francobollato. Oh, Schumi, mamma mia, cosa le ho visto fare dall'alto. Le full wet stanno iniziando a faticare. In questo momento chi l'ha più fresca è Luigi. In questo momento il vantaggio ce l'ha Luca. Chi sta dando in sofferenza sono stati Diego e prima Drago, che avevano le gomme un po' più vecchie rispetto agli altri. E allora si ripete il duello. Si rifanno rivedere come si sono fatti vedere in sport 2 anni fa. Luca Bigno e Schumi Legend. In questa gara i due rivali che sicuramente se lo ricorderanno, e ce lo ricorderemo sempre, quel grandissimo duello in campionato, si rivedono qua in questa Summer, con Luca che ha una grande opportunità, deve sfruttarla. Ma Schumi non è uno che si arrende, non è un pilota molto facile da superare, soprattutto in queste condizioni e anche con gomma diversa. Dovrà lottarselo il sorpasso Luca. Sì, Matteo è molto bravo soprattutto nei controsorpassi, perché è bravo a gestire bene le situazioni. Ma guarda quanta ne ha di più l'intermedia. Mamma mia. Ancora 2 giri deve gestire, deve provare a gestire Matteo. Luca però deve stringere i denti Schumi Legend, e lo farà sicuramente con grande forza, con grande cattiveria, cercare di tenere la posizione. Vediamo se anche Vampir si riaccoderà a questo gruppo in questa battaglia, ma mi sembra di no. Ma dipende, potrebbe provare a fare da tappo Schumi per cercare di mettere Vampir alle spalle di... Guarda! Intanto si è girato Pasco, che è ripartito. Si è girato Pasco, purtroppo, però rimaniamo un attimo qua perché... mamma mia, dove si sta infilando Luca Bigno! C'ha veramente tanto grip, guardate la... L'usura, 56 la Vampir e 32 Luca Bigno. C'ha praticamente più del 20% Luca Bigno di meno di trazione. Mamma mia. Attenzione. Eccolo. E dove va? No, è lag. Ok. Palese. Ok. Ho detto dove sta andando. Va bene, ma non è uno che fa diet bomb. Vediamo adesso sul dritto. Scia dentro Luca Bigno. Cosa ha fatto? No, vabbè, così no. Ma dov'è? È rientrato, ha sbagliato completamente la staccata e favorisce il fianco addirittura a Diego. Papi! Passarli tutte e due. E si mette davanti. Si mette davanti, Schumi però non voleva passare. Non lo fa passare, lo manda anche sull'erba. Attenzione, sono i tre qui, è pericolosissimo. Luca c'ha più trip. Riesce a stare più in Luca ce l'ha di più. Ma Schumi non demorde.
Xiaomi non demorde, ma alla fine deve farlo passare. E allora Luca, occhio ancora Xiaomi. Luca non ne vuole sapere. E Vampir ha preso un secondo e due. Però non è sufficiente. Però non è sufficiente perché adesso arriverà Luca Biglio. E sta arrivando anche Dragon Invitato. Guardate quanto. Quanto ha guadagnato. Xiaomi ancora su Luca Biglio. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Esterno. Che poi diventa interno per Luca. Vampir prende qualche metro. Ma adesso arriviamo nel punto in cui Luca Biglio è veramente fortissimo. E ringrazio e saluto. Intermedia. Attenzione, ha sbagliato? No, no. L'ago c'ha un po' scassato sto lag. Ha scassato Luca. Ci stanno facendo divertire. Xiaomi in questo momento è secondo. È virtualmente primo Luca Biglio perché ha 3 secondi. Vampir, se non avesse avuto quei 3 secondi, Vampir sarebbe praticamente primo. Peccato per lui. Sì, purtroppo li ha presi quando è stato spinto fuori da Luca e quindi... Se fossimo in direzione gara, Marco o Andrea penso considererebbero pure di togliere. È arrivato anche Drago Lievitato dietro nei confronti di Liege. Troppo tardi però purtroppo per il pilota Sauber riuscire a passare quei due. Arriva. Però non è sufficiente. Infatti Drago rimane saggiamente dietro, però ne ha molto di più. E non trova lo spazio. Nulla da fare allora. Vediamo adesso se la chiocciola si può provare. Ma no, no, niente, rimane dietro. Beh, potrebbe provarci qua, ha molto più grip, potrebbe stare molto più interno rispetto ai suoi direttivi. No, non farlo, che pericoloso. E allora torniamo là davanti. Quasi la perde. Perché Vampir là dietro, c'è Xiaomi di Legge in battaglia, ma rimaniamo un attimo. Vediamo se Xiaomi rimane davanti di Legge, non ne vuole sapere. Là davanti arriva Vampir sul traguardo, ma non sarà lui a vincerlo perché la vince Luca Biglio questa gara. E arriva, che succede? Xiaomi Legend il secondo. 20 secondi con di penalità a Luigi di Legge. Perché? Mi dice per taglio curva, c'è scritto taglio curva di non so che più una posizione. Che cosa è successo nel finale? Non ho capito. Speriamo di capirlo poi più caldo al post gara. Così lo salvaguarda la terza posizione di Vampir che rimane sul podio. E dovrebbe, non so per quanto riguarda le classifiche, aver vinto Xiaomi Legend la Summer, non lo so, aver rivinto lui, non lo so. No, mi sembra che così forse Diego ce la possa fare. Posso andare a controllare immediatamente. Va di pure a controllare, ci faccia sapere. Mentre intanto arrivano tutti al traguardo. Vediamo se c'è qualche piccola battaglia nel finale. No, c'è solo un inseguimento tra Emis e Tartaruga. Con Emis che ha un'intermedia e la fulguetta di Tartaruga di 14 giri. Mentre Emis ha un'intermedia veramente più fresca. Però adesso arriviamo alla chiocciola. Vediamo se Emis proverà un attacco impossibile. No, lì non si passa. Sono toccati Emis, forse magari di dare la posizione a Tartaruga. No, non decide di alzare il piede, anzi lo tiene giù tutto. E urca misera il posteriore. E quindi Emis Simone, si va a prendere. Luca Biglio vince. Luca Biglio vince la Summer perché ha 5 punti di distacco tra Vampir e Luca Biglio e così vince il pilota attualmente della Ferrari. Dovrebbe vincere lui, guadagna 25. Facciamo i conti proprio all'ignorante. Sì, ce la fa. Passa, ha vinto Luca Biglio questa edizione della Summer League. E quindi allora complimenti a Luca Biglio che vince questa Summer. Così ovviamente penso sia ufficiale, penso la vittoria di Luca Biglio non solo della gara ma anche della Summer League. Quindi grande complimenti, ma soprattutto bravissimi i nostri piloti, non solo i primi tre ma anche tutti quanti che diciamo sono riusciti a tenere la propria vettura in pista in queste condizioni su un capitolo che tutto sommato è ancora discutibile, è ancora da capire più che altro per cosa succederà in preciso, cosa succederà poi nei campionati. C'è tanto da discutere, c'è tanto da capire. E vedremo poi di più avanti. Questa intanto è la classifica dei primi dei piloti con Luca Biglio vincitore di questa gara. E così dicono della Summer. Poi Xiaomi Legend e Vampir, questi sono i primi tre. Poi Drago, Sergente, Di Legge, Flaminio, Top Inchester, Ricky Bizzo, Luca Dream. Sono i primi 10. Poi Pasco, Giovi, Tartaruga, Emis, Giuliano, Tex. E poi il ritiro di Luni che purtroppo non è riuscito a concludere questa gara.
Caro Mattia, io direi che siamo in conclusione e niente, possiamo anche chiudere qui questo appuntamento. Sì, possiamo ricordare che sono, se non sbaglio, ancora aperte le iscrizioni alla pre-season, se non sbaglio, non vorrei dire una Sì. baggianata. Sì. Quindi, se volete partecipare ai campionati del FIT, ci sono le iscrizioni ancora aperte per le pre-season, si fa categoria 50 e 100, ovviamente a discrezione vostra, compilando il questionario. Più siamo, più ci divertiamo e prima la concludiamo, mettiamola Esatto, così. Per il esatto. resto saluto anch'io Simone, soprattutto ti saluto con un bel 3 a 1. Sì, purtroppo lo so in diretta da mio padre, quindi lasciamo perdere questo discorso, ne parliamo poi a fine. Quindi noi vi ringraziamo, vi ricordo ovviamente di seguirci sui nostri social, Formula Italian Team, e niente, ci vediamo in pre-season che dovrebbe iniziare tra un paio di giorni. E Paio di niente, settimane, paio di più o settimane, meno. sì, vabbè, più iniziamo meglio è. Comunque, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte a tutti e ci vediamo presto. Ciao ciao! Buonanotte.